Ciao a tutti carissimi, bentornati e benvenuti, il vostro fomento grigio e il vostro lollo, eccolo qui, super fomentato, è uscito, finalmente, dopo questa beta, dopo che ci siamo giocati questa beta con la Lazio, è uscito Football Manager 2023 ufficiale, da oggi, insomma, tutti quanti possono giocare su tutte le piattaforme cross platform, molto 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 interessante questa cosa, anche se sappiamo dei ritardi che ci sono su PS5. Per il resto qui su PC ragazzi è uscito anche il Real Name Fix, ovvero ciò che fissa i nomi reali. Aspettiamo un pochino le persone qui su Twitch, saluto i ragazzi su Twitch ovviamente che adesso arriveranno. Dobbiamo votare, dobbiamo essere tanti, belli fomentati e gagliardi, perché dobbiamo essere in tantissimi per votare signori, più possibile, perché ci saranno delle votazioni per la squadra che dovrò scegliere. Mi raccomando, dove siete? Dove sono andati? Poi ragazzi su YouTube che saluto, domani ovviamente vedranno questo video, io ovviamente che vi dico di venire qui su Twitch perché ci sono ovviamente emozioni diverse in live rispetto al video, però magari chi non può non può. Oh madonna, a che ora inizi? Io tengo famiglia. Kunta, io inizio alle 9. Alle 9, alle 21, Kunta. Qui bisogna votare. Dai, buonasera, ciao Vikingur, Kunta Tour. Qui signori. Grande Willy Gnonto. Grande Willy Gnonto, buonasera, buonasera Kunta. Io ragazzi inizio alle 21, sempre spaccate, precise, iniziamo la nostra live per poter, amici cari, votare. Però dobbiamo aspettare un po' di persone, io dal contatore vedo che siamo veramente ancora pochi, pochissimi. E dai, belli fomentati. Sono qui appena per votare la squadra, apposta per votare la squadra. Kunta, poi magari rimani e vediamo, Però tu devi aspettare un pochino perché fin quando non ci sono un po' di persone è inutile votare. Se siamo in 3, in 4, in 5 è inutile votare. Quindi dobbiamo aspettare un pochino, chiacchieriamo un pochino nel frattempo. Qui ancora vedete, raga, ovviamente qui vedete ancora la carriera della mia Lazio. Però stavo dicendo che è uscito il gioco ufficiale. La famiglia può anche aspettare, Kunta, ogni tanto. Una volta può anche aspettare, signori. È più importante il fomento grigio, ragazzi. Dobbiamo crescere con sto canale. In questo momento è più importante. Dobbiamo crescere. Bella Scarpon22, buonasera. Dobbiamo tentare di crescere, di far crescere questo canale. Senza di voi, questo canale muore, non cresce. Quindi, oggi dobbiamo mostrare che siamo tanti, ok? Raga, dobbiamo dimostrare. Allora mi faccio la doccia. Kunta, rimani sempre collegato e intanto ti fai la doccia, va bene, va bene. Io calcola 10 minuti, 5-10 minuti, appena arrivano un po' tutti, che ovviamente spero che arrivino piano piano tutti quanti, votiamo, perché sarà un sondaggio con delle squadre spettacolari, signori, delle squadre, tutte cose molto diverse tra di loro, ma che qualcuno voterà qualcosa, qualcuno voterà qualcos'altro. Già siamo un po', stanno arrivando piano piano, la spicciolata. Mister Pollicino mi dice su Telegram, se vuoi inserisci anche qui le squadre da votare. No, mister, scusate, su Telegram. Scusate, no, il voto. Scusate, scrivo su Twitch. Cioè, Mister Pollicino ha... Come dire, ragazzo che mi segue, gli dà fastidio Twitch, non vuole venire su Twitch, vede solo le cose su YouTube, Twitch gli dà fastidio, non viene, non viene per partito preso. Io questo non l'ho mai capito, questa cosa, delle persone che non vengono su Twitch hanno paura di Twitch, non vi mozzica, non è un cane, non è un Doberman, Twitch non mozzica nessuno, perché se vuoi stai qui, non fai niente, abbonamenti, non fai niente, se ti va guardi in live la persona che ti va di guardare, però lui, insomma, sono persone che Twitch lo odiano, non so perché, sono gusti, sono scelte, ognuno fa la sua scelta. Insomma ragazzi, aspettiamo ancora un pochino, siamo ancora un po', ma ancora pochini. Raga, dobbiamo arrivare almeno a una quindicina di persone, signori. Oggi vi voglio tutti qui presenti. Non iniziamo, voglio votare con un po' di persone, perché sarà una carriera, la prima carriera importantissima. E mostriamo che questo canale ha le persone. Ci sono le persone che un pochino supportano anche me, perché alla fine, raga, supportiamo sto canale, supportiamo il Lollo.
e facciamo vedere che sto canale cresce. È importantissimo, ma questo dipende molto da voi, perché io qui ci sto e vi porto i giochi che volete, ovviamente anche quello che mi piace, come Football Manager. Vabbè, chi mi conosce da tempo lo sa. E insomma, adesso dovete votare. Ciao Michi Spina, buonasera carissimo, benvenuto anche a te. Anatra Freddy Mercury, come va? Benvenuto anche a te, ragazzi. Bene, sono contento, ragazzuoli. Sono contento. Aspettiamo ancora 5 minuti e poi iniziamo le votazioni. Aspettiamo un pochino e iniziamo le votazioni. Quali sono le squadre da cui scegliere? Miki, ancora non le ho dette. Sto aspettando che arrivino un po' di persone. Siamo già un po', quindi ringrazio tutti i presenti. Dai, Scera Canaia, è arrivato pure lui, dai. Ciao carissimo, bentornato, benvenuto. Benvenuti a tutti, ragazzi, mi raccomando. Ancora più persone, aspettiamo ancora un pochino. Tanto ci siamo, per me oggi possiamo arrivare a 15-20 persone. 15-20 persone mi fanno comunque un buon sondaggio. Piaciuto il derby? Ecco, se volete riparliamo del derby. Vabbè ragazzi, il derby ho goduto, ovviamente. Poi, a livello di calcio, non è la solita Lazio. Grazie per il follow, Sniper Diablone. Grazie per il follow, carissimo. Benvenuto. Buonasera, caro, buonasera. Ciao, Serdaddo. Buonasera anche a te. Ciao, benvenuti. Com'è finita con la Lazio? C'era Canaglia. Vabbè, il derby lo sapete. Ovviamente ho goduto. Qui, ragazzi, siamo arrivati in semifinali di Europa League. Eliminati per molta sfortuna. Chi ha visto le live... molta sfortuna con il Siviglia, con la Lazio. Qui stiamo parlando da Galera Beta. E siamo arrivati quarti in classifica. Quindi Champions League. Insomma, tutto sommato, con questa Lazio va bene. Ho fatto il mio. Era una beta, dovevamo capire un pochino anche la tattica. Tattica che gira bene. Anche se... dipende che sia buono, sì, abbastanza buono, Scerra. Si poteva arrivare in finale di Europa League, ve lo garantisco. Si poteva arrivare in finale con questa Lazio, perché il Siviglia era interessante, forte. Siviglia forte, lo sapete. Però secondo me, ragazzi, poteva benissimo arrivare in finale con questa Lazio. Però siamo stati un po' sfortunati. Ci sta. 1-1 in casa loro, 1-0. Scusate, 1-0 in casa loro, 1-1 da noi all'Olimpico. Per pochissimo, raga. Chi ha visto la partita sa benissimo che ci meritavamo di andare ai supplementari e poi chissà che succedeva ai rigori, magari. Vabbè, però succedono ste cose. Carriera beta è finita. Do un po' di notizie su Football Manager prima di votare. Ora vi do le squadre, Attenzione. Prima di votare, però, vi do altri suggerimenti. Allora, innanzitutto, raga, chi gioca a Football Manager sa benissimo che alcune squadre non hanno il nome. Io adesso ho scaricato da sortituzzi.net il solito Real Name Fix, ovvero quello che vi fissa tutti i nomi, ok, reali, perché purtroppo alcune licenze non ci sono per Football Manager. Quest'anno, come grande novità, avete visto che ci sono le licenze di Champions League, Europa League, Conference League, Europa Conference League, e quindi hanno fatto quelle licenze. Anche il campionato tedesco ha le licenze, quindi molto interessante. Attenzione per il voto. Non dico niente, adesso arrivano le squadre. Adesso ve le dico piano piano le squadre. Non vi preoccupate, ce l'ho qua pronte, me le sono segnate e poi faremo il sondaggio su Twitch. Signori, e vi dirò quali sono le squadre. Sto aspettando ancora un pochino perché ci siamo con le persone. Scarpa non mi dice Union Berlino? No. Una cosa ancora più figo. Crotone? No, Scera Canaglia, niente Crotone. Però ragazzi, ci sono delle squadre molto fighe e qualcosa anche perché a livello personale un pochino mi... soprattutto una squadra ci tenevo a portarla a livello personale, non è la Lazio, ma è un'altra cosa che dipende un po' la mia vita quando ero ragazzetto. Poi vi spiego tutto. Non vi preoccupate, ci sono alcune... almeno dici che nazione siamo. Allora ragazzi... io sto aspettando ancora, vedo gente che arriva, va e viene. Allora, adesso vi dico tutto. Allora, faremo... state attenti signori, le sto leggendo perché ovviamente avrete queste 5 scelte, e poi non è finita là. Oltre a queste 5 scelte, scremeremo le scelte, e poi dovete fare su quella che avete scelto
una o l'altra squadra. Cioè vi do due squadre per scelta. E quindi ragazzi, vi sto dando un panorama, spettacolare. Ragazzi, un panorama spettacolare di squadre. Allora, vi dico subito. Potete scegliere da disoccupato e successivamente vedremo che cosa succederà a Lollo Gentile. Disoccupato, quindi una scelta è disoccupato. L'altra scelta, Inghilterra, fra Sunderland e Hull City. Quindi si parte dalla Serie B inglese. Oppure Germania, Serie B inglese. Ciao Niccone, Germania, Serie B inglese, Amburgo o San Pauli. Questa ragazzi è una scelta molto particolare perché sono due squadre della stessa città che a me ragazzi piace tantissimo, Amburgo. Poi vi racconto la storia se scegliete questo. Se scegliete Sunderland al City vi racconto un'altra storia. Che è l'Ollarellum. No, punta. Vi sto dicendo le squadre che potete scegliere. Poi, quindi, disoccupato. Sunderland o Hull City Inghilterra. Amburgo, San Pauli, Germania. In Italia ce ne andiamo sempre in Serie B. Quindi, ragazzi, Amburgo e San Pauli stanno in Serie B tedesca. Serie B italiana, Palermo o Südtirol. Poi vi spiego perché. E non è finita. L'ultima scelta è la Scozia, che io amo, perché ci sono stato per parecchio tempo. E quindi in Scozia però potete scegliere fra Aberdeen e Hibernian. Perché queste due squadre? Perché sono le due squadre che possono lottare, possono fare qualcosa e andare a vincere qualcosa in Scozia rispetto a Rangers e Celtic. Diciamo che dobbiamo tentare ogni cosa ha la sua storia. Ogni cosa che vi darò ha la sua storia. Spero che vi piacciono. Queste sono scelte che a me piacciono tutte quante. E io le do a voi, impasto a voi. Spero che vi piacciono queste idee, perché sono molto interessanti. Ora, attenzione. Ora farò il sondaggio. Ah, avevi una fidanzatina in Trentino, eh? Poi vabbè, vi racconto. Bella la Scozia per dormire alle solite due. Si scarpano. Ce ne sono tante belle di storie, ma in Germania pure è molto bella, ragazzi. Perché Amburgo e San Pauli, vi devo raccontare la storia di queste due squadre, che è molto figa. Amburgo è la squadra top, come la Juventus di Torino. Il San Pauli è un quartiere di Amburgo a luci rosse, molto molto interessante, e stanno in Serie B tedesca entrambe le squadre. Quindi anche quella è molto figa. E Palermo su Tirol, ragazzi, se volete stare in Italia, Palermo, perché voglio far rinascere il vecchio Palermo, quello con Luca Toni. Oppure il Sud Tirol, perché è la prima volta che si affaccia al calcio vero professionistico italiano, per cui Sud Tirol con... anche perché poi vi racconto la storia personale in Sud Tirol. Ok, a parte questo, ci siamo, siamo un pochino... Ora, ragazzi, faccio il sondaggio, lo faccio durare 5 minuti, per cui attenzione al sondaggione. E poi, ragazzi, disoccupato, la classica disoccupato, che andremo chissà dove. Insomma, ce ne sono tanti di scelte. Oggi vi do 5 scelte veramente molto fighe, secondo me. Quindi poi le ripeterò in continuazione. Però secondo me sono veramente belle. A me piacciono tanto. Quindi, raga, scusate un attimo, devo andare sul dashboard, devo fare il sondaggino. Mi devo scrivere tutto, quindi devo copiare. Datemi un attimo che vi do il sondaggio. Allora. Nuovo sondaggio. Mi fai... Con che squadra... Arrivo, eh. Con che squadra... Iniziamo. E abbiamo le solite 5 scelte, come vi dicevo. Allora, adesso me le copio. Faccio veloce così me le copio. Mi sono preparato il foglio Excel apposta, scusate, il foglio TXT apposta. Spero che vi piaccia però, ditemi che ne pensate. Ing. Ragazzi, non entra la nazione, però vabbè, le conoscete le nazioni, no? Adesso ve le ripeto, però penso che le conoscete. Sono tutte serie B, tutte serie B al momento. Tutta serie B.
E poi l'ultima sono arrivato. È fatto, eh. Colpio l'ultima. E vai, e vai. E iniziamo il sondaggio. Facciamo 5 minuti di sondaggio. Ok, raga? 5 minuti, iniziamo il sondaggio. 3, 2, 1. Si parte col sondaggio. Vai. Vai, vai. Votate, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Vota Antonio. Dovreste vedere il sondaggione. Dovreste vedere il sondaggione, sondaggione. Vai, votate. Votate, votate, votate. Vi ricordo il voto. Allora, le squadre da votare. Disoccupato. In Inghilterra, Sunderland o Hull City, quindi Serie B inglese, molto figa. Hamburgo San Pauli, molto figo. Palermo su Tirol, molto figo. Aberdeen Hibernian, signori. Molto molto fichi, fichissimo direi, fichissimo. Insomma, c'è tanta roba, signori. Votate, 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 votate. Con che squadra iniziamo? Manca poco, eh. Sono solo 5 minuti. Con che squadra iniziamo? Sta vincendo incredibilmente. Disoccupato. No, disoccupato no, raga. Ragazzi, sta vincendo incredibilmente disoccupato. Eppure ci sono delle squadre spettacolari, signori. Ci sono delle squadre spettacolari. Potete votare tranquillamente. Sono ancora pochi voti. Votate, votate senza problemi. Votate a bestia, a bomba. Votate a bomba, votate a bomba. Vai. Vai, vai, vai. C'è Salamburgo, San Pauli. Vi racconto la storia. Quella sarebbe fighissima. Poi Aberdeen Hibernian, ragazzi. Zero voti Aberdeen Hibernian. Per surclassare un pochino. Ma dove lo vedo il sondaggio? Punta. Sopra. Ragazzi, il sondaggio sta sopra. Perché è da desktop. Dal cellulare non lo so, perché non ce l'ho il cellulare a portata di mano. Adesso non me lo ricordo. Chi ha il cellulare spieghi, ragazzi. Ragazzi, il sondaggio sta. Chi da desktop sta sopra. Quindi chi vuole sta sopra. Sta sopra. Sondaggione sta sopra. E invece da cellulare cerca. Cerca, smanetta. Perché adesso non me lo ricordo, ragazzi. Votato, Niccone ha votato. Avete votato tutti, ragazzi? No, avete votato in pochi, in pochissimi. Anche da cellulare si trova sopra la chat. Ok, Sniper, grazie mille, caro. Pure da tablet. Sì, 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 pure da tablet, ragazzi. Ce l'avete sopra, sopra, sempre sopra il sondaggio. Ci sta proprio con che squadra iniziamo. Poi mettete la freccia in giù e vi dà tutte le squadre. Vi dà tutte le squadre. Ma come mai sta vincendo? Signori, ma sta vincendo un pareggio. Ma gli altri non votano? No, non abbiate paura, signori. Votate, non abbiate paura, votate. Pure se siete venuti qua per caso. Pure se non vi va. Fate un voto che secondo me vi piace. Hamburgo San Paolo è fichissima, signori. L'Aberdeen l'ha allenata il leggendario Sir Alex Ferguson. Difficile replicare quello che ha lui, che ha fatto lui. Lo so, Teo. In alto a destra da Cell. In alto a destra. Ok, grazie, Sir Dado. Perché io adesso il Cell non ce l'ho davanti, non me lo ricordo. Però da desktop lo sto vedendo, sta là, sta là. Ragazzi, votate di più, votate, votate, votate. San Paoli sarebbe tanta roba, Sniper. San Paoli sarebbe tantissima roba. Veramente figo, veramente figo. Ma poi anche Aberdeen Hibernian è figo. Palermo su Tirol, forse perché già siamo stati in Italia a pochi voti. Al momento, ragazzi, ci sta un ex aequo. Eppure ci sono le persone, potete votare, ragazzi. Dobbiamo aspettare, sta finendo il voto. Ci sta un ex aequo. Perché poi dipende, dipende. Mancano veramente pochi minuti. E poi andremo a vedere un po' la squadra. Poi andremo a vedere un po' la squadra. Andremo a vedere un po' la squadra. A chi piace magari il... A chi piace, che ne so, l'Italia e vuole stare in Serie B italiana. Potremmo prendere bei talenti. Insomma, conosciamo bene l'Italia. Palermo e Sud Tirol sono due squadre completamente distanti. Il Sandra l'ha riportato in alto, c'è pure la serie su Netflix ed è tanta roba. Teo, e io l'ho vista ovviamente. Sandra Till I Die. Boh, non lo vedo. Kunta, in alto a destra, Kunta. Ma come non lo vedi? Ma come non lo vedi? Cioè, hanno votato in tantissimi. Avevano votato in tantissimi, Kunta. Ma come non lo vedi? Vabbè, dimmi che cosa voteresti. Se non la riesci a fare, dimmelo a voce in caso. Alla fine dimmelo a voce. Così... Così poi... sempre... Cioè, chi non lo vede, chi non ce la fa, me lo dice a voce qua sotto, eh. Chi non ha votato.
Ragazzi, siamo ancora pochini. Forza, 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 votate, signori, votate senza paura. Cliccate, spingete, struccate il button, come diceva Mara Venier, struccatelo. Dai, perché sennò c'è Nex Equo, eh. Poi decido io fra quelle due. Devi cliccare due volte sul tasto vota. Ragazzi, è finito. Kunta, è finito. Dimmi cosa avresti votato, Kunta. Dimmi cosa avresti votato, Ser Kunta. Così, è finito il sondaggio, ragazzi. E i 5 minuti sono finiti. Per cui ci sta un ex equo. Però a parte quello, tu cosa avresti votato, Kunta? Kuntator? Ci sei? Ragazzi, chi non ha votato mi può dire a voce che non ce l'ha fatta a votare. Mi può dire, guarda, io avrei votato quello. Ovviamente chi non ha votato, solo chi non ha votato. Mi raccomando. Non falsiamo il voto. Non facciamo come in alcuni paesi che falsano il voto. Rimetti il sondaggio con quelle due. Teo, aspetta, sì, adesso lo facciamo, non ti preoccupare. Avresti votato il Palermo? Allora niente. Allora, raga. In ex equo disoccupato. Allora ragazzi, all'ex equo sono arrivate disoccupato, devo rifare il sondaggio, e Sunderland e l'Inghilterra, insomma Sunderland al City oppure da disoccupato. Quelle due hanno vinto, le altre purtroppo ragazzi non le avete fatte. Sì, Sniper, sondaggio tra disoccupato e Sunderland al City, esatto, si rifà solamente per quello, Sherra, solamente per l'ex equo. Sì, visto che è una democrazia, per forza. Allora, adesso lo rifaccio, Aspettate un attimo, rifacciamo tutto. E poi non è finita. Dipende poi. Mica è finito qua. Dovete ancora votare, eh. Non è finita. Oggi è tutta votazione. E poi iniziamo a vedere la squadra. Gestisci il pronostico. Dove sta il sondaggio? Eccolo qua, non è il sondaggio. Nuovo sondaggio. Allora, chi scegliamo? Aspettate. Mi riprendo questa. Vabbè, l'Inghilterra sapete che mi piace un sacco, eh. L'Inghilterra c'ha pure un sacco di idee, però disoccupato, raga. È pure disoccupato, insomma. Non è facile. Ci può capitare chiunque. Ma noi andremo in una squadra interessante. Vai, iniziamo. Altro sondaggetto, signori. Vai, votate. New sondage, si dice, no. Si torna alle urne. Eccolo, Adri, che si dice? Meglio tardi che mai. Sei arrivato un po' tardi, Adri. Sei arrivato leggermente tardi, però puoi votare per quest'altro. Hanno vinto o da disoccupato, iniziamo da disoccupato, oppure Sunderland al City. E poi, se dovesse vincere Sunderland e Hull City, vi faccio votare nuovamente. Oggi, ragazzi, tutti i ballottaggi. Andiamo al ballottaggio. Fra Sunderland e Hull City, poi dovete votare voi sempre. Raga, voi siete protagonisti di questa carriera. Ma non solo oggi, raga. Faremo insieme anche il calciomercato. Faremo un po' insieme anche le tattiche. Ah, sta vincendo disoccupato. Ammazza, ragazzi, non me l'aspettavo. Tutti disoccupato. Buono, Milo Ettore, benvenuto, caro. Buonasera. Sei arrivato nel momento che si vota. Siamo ad ex equo. Ragazzi, manca ancora un pochino. Si può votare disoccupato o Sunderland al City. Una delle due, ovviamente. E niente, signori, si parte da disoccupato. Sta vincendo brutalmente disoccupato. Sta recuperando. Sta vincendo brutalmente disoccupato, signori. Buonasera, Spartaco. Buonasera caro, benvenuto. Votate signori. Siete arrivati nel momento della votazione. Forza. Io avevo fatto 5 scelte. Siete arrivati leggermente tardi perché adesso sta vincendo disoccupato. Vabbè, l'Italia gli piace il disoccupato. Questa è una battutaccia. Visto il lavoro scarno che c'è in Italia, quindi capito? Pure disoccupato mi fate iniziare. Pure disoccupato, mannaggia la miseria. Ragazzi, siamo a metà tempo. Mancano 3 minuti. Ora sono riuscito, ma prima non usciva.
Vabbè, signori, mancano veramente pochi minuti. Sì, è più bello. Sì, è bello, Milo. Ti chiamo Milo o Ettore, caro? Ti chiamo Milo Ettore tutte e due o Milo Ettore? Hai visto il Napoli? Milo, ho visto il Napoli. Sì, ho visto un pezzo del primo tempo del Napoli. Solo il primo tempo, però. Chiedi il reddito di cittadinanza, allora. Mi sa di sì, Kunta. Milo, ti chiamo Milo. Perfetto, perfetto. Benvenuto, ho visto che avete fatto... qualcuno ha fatto il follow ultimamente. E quindi io ringrazio sempre chi fa il follow. Poi aspetto che veniate in live, ovviamente, per... Oggi è importante, ragazzi. Votate, votate, votate. È importantissimo. Siamo lì lì, Siamo lì lì. Sta per vincere disoccupato, signori. E sarà molto difficile da disoccupato. Sarà molto difficile, ma noi... Con la solita cazzimma, come si dice a Napoli, con la cazzimma, ci proveremo. Ho visto il Napoli. Napoli, ragazzi, sta facendo un calcio spettacolare ultimamente. Sta facendo un calcio spettacolare. Sono Giova, quello di Napoli, quello che ha fatto... Che fa il tuo lavoro, faccio tester di informatica. Ah, Milo, ok, sei Giova, ok, ho capito, caro. Benvenuto, bentornato. Ragazzi, il Napoli è forte, però posso dire una cosa. Primo tempo non mi è piaciuto. Ha giocato un po' superficialmente. Empoli molto chiuso. Però vi posso dire una cosa. Da quello che... Tanto votate, ragazzi. Sta per finire. Io non ve lo ridico, ma votate. Ragazzi, stiamo quasi per recuperare Sunderland City. Siamo quasi per recuperare. Però sta vincendo disoccupato, signori. Sta vincendo disoccupato. A qualcuno magari non piace, lo so. Però inizieremo quello che decide la democrazia. Però voglio dirvi una cosa, ragazzi, ma il rigorino del Napoli, secondo voi, c'era? Non voglio fare polemica, ci mancherebbe, perché il Napoli gioca benissimo e non c'ha bisogno di favoritismi, però posso dire che c'ho qualche dubbio su quel rigore del Napoli, scusate, Io l'ho visto al replay, non parlo mai, Napoli assolutamente, ci mancherebbe, dal replay si vede, Milo... Ma io l'ho visto dal replay, a me non mi sembrava, magari tu sei tifoso del Napoli ovviamente, ci sono anche altri ragazzi tifosi del Napoli, Giova, ti chiamo Giova, vabbè Giova, Milo, uguale, Milo, ti chiamo Milo, Giova, uguale, adesso mi viene Milo, però ragazzi quel rigorino non sempre si fischia, non so se l'avete visto gli altri, però niente contro il Napoli, ci mancherebbe per come gioca, complimenti a Spalletti che veramente sta facendo... Un gioco eccezionale quest'anno. Io spero per il Napoli che rimanga così per tutta la stagione, sono sincero. E non cala come succede nella seconda parte di stagione. Spero di no. Adesso c'è il Milan, non so che... Ragazzi, è finito! Ha vinto disoccupato! Ragazzi, è finito il sondaggio! Ballottaggio vince disoccupato! Ha vinto disoccupato, signori! Ha vinto disoccupato! Quindi, sarà una bella... Ha vinto la realtà. Esatto, Sniper. Bravo, Sniper. Mi dissocio pure io, però ha vinto la realtà, signori. La realtà che abbiamo in Italia. Esatto. Esatto, Sniper. Esatto. Ha vinto... No, ha detto bene Sniper. Ha vinto la realtà. Niccone. Ha vinto la realtà, Niccone. Il disoccupato vince sempre. Non c'è niente da fare. Io lo ammetto perché so che piace il disoccupato, signori. So che piace. E quindi, avendo vinto, adesso iniziamo una carriera particolare. Farò un allenatore, però ragazzi, non alle prime armi. Prenderò un patentino non altissimo, ma abbastanza alto che ci possa far allenare una squadra almeno di Serie C. Ok? Ok, raga? Penso che siate d'accordo. Anche questo scegliamo insieme, ovviamente, Ma Spalletti nelle squadre che ha allenato ha una caratteristica, crollano nella seconda parte del campionato. Sì, Teo, l'ho detto, spero che non crolli nella seconda parte. Magari con questa grossa pausa riesce ad allenarli in maniera differente quest'anno. Chissà, il Napoli, raga, però gioca benissimo. Allora, ragazzi, ci siete? Iniziamo una nuova partita. Abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto un sacco di sondaggio, abbiamo votato tantissimo, ha vinto disoccupato, ora dobbiamo andare a sceglierci la squadra e sarà difficile. Si parte, dai, brum. Ragazzi, se volete potete mettere i sound alert quando vi pare, Sotto ci sta quello su
sul nuovo Sound Alert a zero, quindi non spendete niente, sotto con i bitini di Willy Ignonto. Sapete che questo canale è il canale del fomento, ma anche il canale dello spettacolo, dello show, perché se non si fa show non ci si diverte. E quindi, signori, mi raccomando, quando volete Sound Alert a go go, ma non solo con i bitini. Se volete, vabbè, quello è un favore mio che fate a me, però se non volete ci sono quelli gratis e li sparate. Ma quello di Willy Ignonto è da paura, raga. Quello di Willy Ignonto è da paura. Veramente un gran coro del Leeds United. Allora, ragazzi, iniziamo la nuova partita. Carriera. Ora. Bene, allora, qualcosa no. No, questi qui non me li dà, vedete? Questi dei colori delle squadre non me li dà, ma non me ne frega niente. Lasciamo quelli di Sortituzzi, vedete? Ragazzi, license fix, li vedete tutti questi? Sono tutti licenziati, come si dice, tra virgolette. Non disoccupato, licenziato. Ah, confermiamo questo. Impostazioni avanzate. Ora dobbiamo decidere insieme i campionati che mettiamo. Raga, non facciamo troppi... Facciamo un po' di campionati, ma non troppi. Perché non troppi? Perché poi veramente si rallenta il gioco. Database grande, ok. Andiamo dalla... Facciamo dalla Championnat National in su, francese, quindi Serie C. Dalla Serie C tedesca. Qui partiamo proprio dal basso. Seconda divisione. E tutti giocabili, ragazzi. Quindi al momento Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna giocabili. Ok? Ma non è finito. Aggiungi, rimuovi i campionati. Allora, che cosa mettiamo, raga? Poi facciamo giocabile e non giocabile. Allora, Australia... Australia e Cina li metto. Queste qua, ragazzi, Corea del Sud, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, Singapore, Sudafrica, li tolgo, ok? Non li metto. Le europee le metto tutte, ma poi scegliamo quelle giocabili e quelle non giocabili. Le scegliamo insieme, ok? Ci siete? Le dobbiamo scegliere insieme, eh? Io le metto tutte, ma poi ovviamente toglieremo qualcosa. Ovviamente poi non le mettiamo tutte giocabili. Metti Olanda. Sì, Milo. Sì, metto Olanda. Certo, tranquilli. Metto tutta l'Europa. E poi metto Messico, Stati Uniti, Argentina, Brasile. Riposa in pace PC. Infatti scarpano. Aspetta, ma non è finita. Faccio così. Però adesso c'ha mezza stellina. Ma adesso cosa fa il Lollo? Non li facciamo tutti giocabili. Nel senso, per esempio, l'Australia, siccome non mi interessa andare in Australia in questa carriera, sono sincero, lo metto guarda soltanto, così abbiamo dei giocatori anche australiani, ok? L'Austria, che facciamo? La lascio? Sì. Il Belgio? Lo lascio? Sì. La Bielorussia? Sinceramente la Bielorussia non ci voglio andare. Guarda soltanto. Campionato brasiliano? Sì. Sì, aspettate ragazzi, aspettate. Allora, per esempio, Bulgaria non mi è mai piaciuta, guardo soltanto. La Cina la facciamo giocabile o guarda soltanto? Che vogliamo fare con la Cina, raga? Giocabile o guarda soltanto? Guarda soltanto ci dà determinati giocatori del database, mentre giocabile ti permette di allenare in quella nazione. Questa è la differenza fra le due cose. Database è grande, quindi ci abbiamo un sacco di giocatori comunque. Anche se io la metto guarda soltanto, perché poi dovrò diminuire un po', dovevo aumentare un po' le stelline. Guarda soltanto, Sherra. Cina non ci interessa, va bene. No, Cina, va bene. Gioca, Teo dice gioca. No, dice guarda soltanto, ha vinto guarda soltanto, perché molti dicono... Allora, poi, ragazzi, Croazia la facciamo giocabile. Danimarca... La facciamo giocabile, ma dalla seconda divisione. Finlandia. No, raga, Finlandia, sono sincero. Finlandia, guarda soltanto. Francia, la mettiamo. Galles, guarda soltanto. Scusate, ma proprio... Guarda soltanto... questo qua va bene così, raga. Possiamo fare guarda soltanto.
Dobbiamo abbassare un pochino. Grecia, che faccio? Grecia, che faccio? Irlanda, regà, guarda soltanto. Non mi piace il campionato irlandese. Campionato nordirlandese, guarda soltanto. La Grecia, no? Facciamo guarda soltanto la Grecia, regà. Dobbiamo abbassare un pochino, dobbiamo aumentare un pochino le stelle qua, se no andiamo a due all'ora. Il Messico guarda soltanto. No, ma che è? Lettone guarda soltanto. Io lo metto solo per avere. Israele guarda soltanto, non mi piace proprio. Islanda guarda. La Norvegia lo mettiamo. Ragazzi, la Norvegia lo mettiamo. Lo mettiamo dal post nord. L'Olanda lo mettiamo dalla serie B. La Polonia lo mettiamo. Portogallo lo mettiamo. Facciamo dalla Liga 3. Ok. Questa che è? Repubblica Ceca. Salve, salve. Con che squadra inizi? Ciao il Razor. Carissimo, sei arrivato in ritardo. Abbiamo fatto un mega sondaggio. Siamo stati mezz'ora a fare il sondaggio. Inizio da disoccupato, caro. Ha vinto il sondaggio disoccupato. Adesso mi dovete aiutare voi a capire quali campionati mettere. Dicevo no perché ora bisogna aspettare. Niccone, bisogna aspettare un pochino che arrivi la squadra. Ma non vi preoccupate che adesso faccio in modo... Come quelli della Lettonia, Bielorussia, Bulgaria, cioè non li metterei, li toglierei proprio. Ah, dici di toglierli proprio? Ottimo, stile journeyman. Esattamente, Razor. Faremo un journeyman. Yes, yes. Esattamente, esattamente, caro. Facciamo proprio il journeyman. Come dicono i journeyman. Come dicono gli English. Yes, yes. E facciamo il barbone. Io, ragazzi, la chiamerò... La chiamerò... Vi piace? Vi piace? Carriera barbonica? Invece che facciamo proprio così. Carriera barbonica. Leva Scozia, Serbia, levale proprio. No, la Scozia mi piace, regà. No, 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 la Scozia mi piace. No, no, no. Regà, la Scozia mi piace tantissimo. No, Lettonia e Bielorussia la tolgo. Aspettate, regà, le tolgo, tranquilli. Allora, mi tolgo la Lettonia. La Lettonia la togliamo. Allora, la Russia la voglio tenere, che mi piace un sacco. Me la faccio pure giocabile. La Romania, ragazzi, guarda soltanto. Questa è la Serbia, guarda soltanto. La Slovacchia, ragazzi, la tolgo. Lascio anche le serie minori o dalla serie B in su? Scarpon, di quelli principali lascio le serie minori. Di quegli altri dalla serie B in su. Adesso poi tanto decidiamo tutto quanto. L'America che faccio, regà? Non mi vado ad andare a giocare in America. Svizzera la lascerei. Turchia, regà, facciamo dalla serie B. Ucraina, ragazzi, guarda soltanto. Non voglio andare a giocare in Ucraina per un problema che c'è adesso. No, guarda soltanto, non mi va. Ungheria, ragazzi, sinceramente l'Ungheria la tolgo. Non mi piace proprio l'Ungheria. La Svezia, regà, facciamo da qua. Allora, aspettate, la Slovenia, raga, la tolgo. La Slovenia la tolgo. Guarda soltanto, questi guarda soltanto. Raga, ci sono pochi adesso. Turchia leva. No, Milo, Turchia no. La Russia non ha le coppe europee, però. C'è solo il campionato brutto. Dici? Vabbè, poi tanto decidiamo la squadra. Austria, sì, ragazzi. No, 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 ragazzi, non mi fate togliere tutto. Non mi fate togliere tutto. A me piacciono fare col campionato abbastanza grandicello. Non vi preoccupate, non ci mettiamo tanto. Fidatevi dell'ollone. Qua facciamo serie B. Non vi preoccupate. L'Austria l'hai messa? Sì, sì, l'Austria l'ho messa, ragazzi. Giocabile. Però voglio togliere, come mi diceva il buon... Ragazzi, per esempio... La Finlandia... La tolgo... però la Grecia la vorrei fare giocabile. La Grecia giocabile. Allora, il Galles lo tolgo. Aspettate, sto facendo un po' di cose. Egitto. No, l'Egitto non c'è. L'Egitto non esiste. No, 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 non lo metto. Islandese.
lo tolgo. Ragazzi, anche l'israeliano lo tolgo, perché tanto non ci sono giocatori interessanti. Questa qua, Polacca la facciamo giocabile, ok. Questa che cos'è? Campionati ciechi? No, no, guarda soltanto. Non mi piace giocare in Repubblica Ceca. Romania guarda soltanto. Russia che facciamo? La Serbia guarda. Bulgaria e Bielorussia la toglierei. Perché l'ho ottenuti? L'ho ottenute? Ah sì, l'ho ottenuta, c'hai ragione. Bielorussia è inutile. Ah, togliamo Bielorussia. E Bulgaria dov'è? In Israele c'è il Maccabi Haifa. Vabbè, Teo, però in Israele... Sherra, lasciamo stare la politica, non ci interessa. Se inizi senza patentire le posizioni, conviene tenere qualche campionato scarso. No, il Razor. Ragazzi, come detto, siccome non voglio partire proprio dal bassissimo, inizieremo con un allenatore che ha un po' di... che possa interessare a qualche squadra. Anche se probabilmente chiameranno in Vanarama National League. Il Razor, lo so. Però adesso vedremo, perché voglio mettere un allenatore che abbia un pochino un patentino interessante. Altrimenti... partiamo troppo dal basso. Ciao Mark, sei arrivato in ritardo per... ha vinto il disoccupato. Mi dispiace per Mark che è arrivato in ritardo. Comunque ragazzi, guardate il database a destra. Ah, non lo potete vedere. Grazie Scarpa, ho bevuto io perché ovviamente sto parlando da un po', mi serviva a bere. Allora, voi non vedete, ma ho 113.000... Aspetta, vi tolgo... Aspettate. Non ti preoccupare, caro. Se stavi al lavoro non c'è problema. Vi voglio far vedere un attimo. Vi tolgo un secondo. Vedete? Guardate come sto. Ok? Ok, raga. Nel senso, abbiamo solo 113.000... giocatori, staff giocatore, ok, non è tantissimo per il mio PC, anche se ti dice mezza stella, comunque non andiamo troppo lenti, quindi non vi preoccupate, l'ha sempre fatto a me, che ti dà una stella, mezza stella, ma vi posso garantire che 113.000 li regge tranquillamente il gioco, fino a 120.000 li regge Football Manager, poi oltre hai problemi. Per cui ragazzi siamo messi abbastanza bene, però se vogliamo togliere qualcos'altro ditemelo voi. Ah, per esempio questo lo togliamo. Nord Irlanda la togliamo, non mi piace proprio, scusate che avevo messo pure Nord Irlanda. Questa guarda soltanto. Messico l'ho messo guarda soltanto. Messico ho messo guarda soltanto, regà. Ti toglie un sacco di giocatori. Però in Messico ci sono giocatori interessanti. Fidatevi del Lollo. In Messico ci sono giocatori interessanti. In Irlanda ci sono qualche giocatorino interessante. Metto guarda soltanto. Ok? Intanto Kunta mi dice bevi. Riscatta bevi. Ecco, arrivo. Bevo nuovamente. Lollo, i giocatori li puoi caricare anche senza campionato. Sì, lo so, il Razor, lo so. Lo so, sì. Sì, potremmo anche caricarli in quel modo. Però preferisco avere anche il campionato da guardare. Capito? Perché almeno ci dà un po' una realtà delle squadre. E siccome l'IA in qualche modo va a fare dei calcoli sui campionati, è meglio avere comunque il campionato da guardare, se sei interessato a quel campionato. Così l'IA riesce, l'intelligenza artificiale capisce che la squadra forte va a vincere. Se no magari ti becchi in Champions League è una squadra di merda. Non so se avete capito il ragionamento che ho fatto. Football Manager è molto importante per questo motivo. Ecco perché metto guarda soltanto e giocabile. Poi alcuni campionati non mi interessa. Nord Irlanda, come detto, Israele. Sinceramente anche se Israele potremmo metterlo guarda soltanto, Israele. Potremmo mettere guarda soltanto. Beh qua ragazzi possiamo togliere. Però... Israele potremmo mettere guarda soltanto, Molti ho messo guarda soltanto. Stati Uniti che facciamo, regà? Stati Uniti che facciamo?
Cioè, vi interesserebbe andare a fare una carriera negli Stati Uniti in caso? Se no non lo metto giocabile, eh. Metto solo guarda soltanto. O vogliamo rimanere... A me sì, Mark dice sì. A me non piace il campionato, è un po' difficile con le regole. Allora, a Milo, che sarebbe Giova, no. Mark dice sì. Guarda soltanto Vikingur. Il campionato americano guarda soltanto, regà. Tanto i giocatori ci sono lo stesso, eh. Sono un po' di meno, ma ci sono tutto lo stesso. E guardate quanti ce ne toglie. Guardate, regà. Una carriera in Inghilterra sarebbe il top. Il Razor è quello che vorrei fare. In teoria voglio andare in Inghilterra, però... Ecco perché ho messo tanti campionati inglesi. Sarebbe interessante. Adri dice sarebbe interessante, però... Ci sarebbe solo il Toronto bello da allenare. Regà, c'ha delle... Guardate quanto mi ha tolto. Dai, guardate quanto mi ha tolto qua. Abbiamo aumentato un pochino il tutto facendo sta cosa. Non ho idea se giocano a calcio in America. Adri, ma giocare a un calcio un po' particolare. Adesso ci sono andati un po' di giocatori europei, tra cui molti italiani. Bernardeschi e il buon mitico Insigne, Lorenzino Insigne. Sono andati a giocare nel Toronto, nell'MLS americana. Però a noi ci interessa poco. Allora ragazzi, io direi che ci siamo. Guardo l'ultima cosa. Campionati slovacchi. Chiellini dove gioca? E Chiellini gioca, non è il Toronto. Oddio. Ricordatemi dove gioca Chiellini, raga. Oddio, c'ho un lapsus. Toronto ci sono Bernardeschi e Insigne. Chiellini sta da un'altra parte. Oddio, non è Toronto. Chiellini... Dove sta? Qual è la squadra? Los Angeles. Bravo, bravo, bravo Razor. Bravo il Razor. LA Galaxy, ragazzi. Los Angeles Galaxy. Sì, Los Angeles, Los Angeles. Yes. Los Angeles. Oh, però ha scelto una bella città, eh. Molto, molto pericolosa, ma Chiellini ha scelto una bella città. Furbo il Chiello. Los Angeles FC, non Galaxy. Vabbè, comunque è Los Angeles. Giusto? Ragazzi, posso dirvi una cosa? Io tolgo il campionato slovacco. Cioè, lo tolgo proprio, ma che me frega? Via. Vabbè, mi ha tolto poco. Ha vinto il campionato? Dopo lavoro ferroviario, veramente, Kunta. Va bene, ragazzi. Intanto guarda soltanto quello serbo, perché ci sono i giocatori. Russo, l'ho messo giocabile, vediamo se ci piace, però non c'è la parte europea al momento. Il rumeno ho messo guarda soltanto, perché comunque il Cluj, cioè la Lazio gioca contro il Cluj, quindi mettiamo il rumeno guarda soltanto. Il ceco guarda soltanto. Portogallo va bene, Polonia mi piace. Ok ragazzi, ci siamo, fatto. Messico guarda soltanto. Oh raga, ci siamo, eh. Siamo pronti, signori. Siamo pronti per partire. Siete pronti? Iniziamo il campionato col precampionato inglese. Aspetta, guardate che faccio. Guarda che fa il lollo. Perché partiamo prima. Inizio precampionato il 27 giugno. Ok? E adesso partiamo. Vai, iniziamo. Allora, raccontatemi qualcosa, signori. Tanto adesso ci mette pochissimo. Configura il database. Belli di casa, raccontatemi cosa fa il Milan innanzitutto. Che non mi avete detto niente. Contro la Cremonese. Che sta a fare il Milan? Vince sicuro. Ha vinto il Napoli, vince pure il Milan. Per forza. Per forza. Oggi ho sete, raga. Oggi... Però, raga, un'altra cosa che volevo dire. Sta pareggiando il Milan. Ah, ok. Signori, un'altra cosa che volevo dire. Se sceglievate alcune squadre, io avevo anche la sciarpetta originale di quelle squadre. Ma a Roma fa freddo? Marca, a Roma diciamo che un pochino fresco fa, ma Lollo sapete che sta sempre in maglietta. Perché io c'ho caldo, soprattutto quando faccio la live. io sono un po' matto, lo sapete, sono un po' matto, sono strano. Insomma, siccome sono strano, come vedete sto in maglietta. E infatti Marca dice, ma fa freddo a Roma, perché dice giustamente
giustamente sta in maglietta, magari mi ha visto così e dice: oh, ma questo che fa? Ma io sto sempre in maglietta, raga, non vi preoccupate, dentro sta stanza fa abbastanza calduccio, quindi si sta in maglietta. Però a parte questo, avevo delle sciarpe fichissime. Allora, non sapete quante sciarpe scozzesi ho? Aberdeen, Hibernian. Io faccio la collezione, ci sta, sei sempre in fomento, sempre, sempre, Marca. Allora, Aberdeen. Dundee United, Celtic, Rangers Glasgow e Aberdeen, c'ho le sciarpette. Quindi in Scozia abbiamo tante sciarpette. Poi, ho le sciarpe classiche inglesi, bianco-rossa a strisce e bianco-blu a strisce, che si possono mettere per varie squadre. Avevo la sciarpa dell'Amburgo, ecco perché avevo scelto Amburgo e San Paoli. Ho tantissime sciarpe diverse. E del Palermo? No, del Palermo no, signori, non ce l'avevo. Però si poteva rimediare facilmente quella del Palermo. La compravo, mi arrivava in pochi giorni, mi arrivava. Non era un problema comprare la sciarpa. Ora, sì, facciamo una squadra interessante, magari inglese, scozzese, oppure se volete in un altro paese particolare. Adesso scegliamo insieme quelle libere, ovviamente. Adesso le andiamo a vedere insieme quelle libere. E scegliamo anche insieme la squadra. Perché voi, anche qua, deciderete voi. In Serie C, ma Serie C, ragazzi, non c'ho solamente quella che mi ha regalato un ragazzo che faceva parte del gruppo. Ora, adesso è un po' da fare e quindi non sta venendo in live. Ho la sciarpetta dell'Alessandria, che mi è stata regalata, mi è stata spedita da uno di voi, un ragazzo, e mi ha fatto questo regalo e ho portato infatti l'Alessandria in live lo scorso anno, in Football Manager 2022. Magari qualcuno se lo ricorda, avevo la sciarpa dell'Alessandria. Sciarpa bellissima, bellissima. Ti ricordi? Ok, Giova, ti ricordi? Bene, bene, bene. Quella è veramente bella. C'ho parecchie. Poi ho, per esempio, la maglietta. Aperte le magliette della Lazio. Però la Lazio ovviamente non la facciamo, visto che mi sono fatto la beta con la Lazio. Però ho anche alcune magliette, di cui ho la maglietta del Monaco 1860, che è bellissima, bianco celeste. Io quando sono andato a Monaco l'ho presa, quindi originale. Ho la maglietta del Boca Juniors. Insomma, ce n'ho varie. Però io faccio più la collezione delle sciarpette più che le maglie. Fai la carriera con l'Avellino. Vediamo, perché no? Vediamo che c'è. Raga, io non... Vediamo quello che riusciamo a fare. Perché tanto adesso ha finito, ha caricato. Ci manca pochissimo, ha caricato. Un domani ti consiglio di provare una carriera affidando il mercato al DS. Cambia tutto. Il Razor. Ciao Fra, benvenuto caro. Benvenuto anche a Fra. Fra 17-10. Ciao carissimo, benvenuto. C'è il grande Maniero, Riccardo Maniero. Sì, si crea un realismo assurdo. Dici, Razor? Se volete possiamo farla. Alla fine niente PS5. Ragazzi, lo so purtroppo. L'ho ricordato all'inizio della live. Ragazzi, il gioco è uscito per tutte le piattaforme, tranne che per PS5, perché non sono riusciti a fare il rilascio. Facciamo un applauso sarcastico agli sviluppatori. Agli sviluppatori di. Della Sports Interactive. Applauso sarcastico. Cioè, ragazzi, io lavoro nel campo dell'informatica. Bastava solo un po' di organizzazione. Io faccio il sistemista. Un rilascio so cosa significa. Lavoro anche con i dev, quindi con lo sviluppo. Ma io dico, ma se siete una grossa azienda di gaming che fa Football Manager da tanti anni, ma come si fa a precludere il rilascio per PS5? E io non ci credo. Stai nel mio campo, Milo? Grande, grande Giova. Lollo, se mi dai l'indirizzo ti spedisco una sciarpa, ma non è di una squadra di calcio. E Vikingur, se vuoi in privato, caro, grazie, caro. Fai il tester? Ah, ok, fai il beta tester. Ok, Giova. Io faccio il sistemista.
una cosa un po' diversa, un po' particolare. Però ragazzi, io conosco benissimo questi ambiti, basta organizzarsi. Grazie mille Vicky, grazie mille caro, grazie mille. Ah ragazzi, un'altra cosa, non c'entra niente, piccola parentesi, poi riparliamo di PS5, di quello che è successo, che per me è uno scandalo, ve lo garantisco. Lavori per la Relatech, non la conosco Milo, non la conosco, non la conosco. Volevo dire una cosa, mi è arrivato, appassionati di basket, mi è arrivato Pro Basketball Manager 2023. Mi è arrivata la key di gioco oggi. È un gioco che avevo portato l'anno scorso, il 2022. Non è proprio un manageriale fantastico, però se lo vogliamo provare, poi decidiamo insieme se vogliamo provarlo. Allora ragazzi, Lollo Gentile. Faccio modifica profilo. Aspettate, corpo. No, questo non faccio niente. Abbigliamento lascio questo. È scandaloso comunque davvero. Sì, fra, adesso ne parliamo. Aspettate, Io sto facendo una carriera sull'Xbox. Sull'Xbox? Ragazzi, Xbox è uscito tranquillamente per Xbox. Anche per il PC Game Pass, per chi ce l'ha, abbigliamento. Raga, abbigliamento che facciamo? Lo lasciamo in maglietta, Lollo? Graficamente è fatto male il manager del basket. È vero, Teo? Purtroppo sì. Ragazzi, che facciamo? Vogliamo lasciare così il lollone? Vi piace questo? Dai, è carino così. Così è carino, dai. Accessori non ci interessa. L'orologio lo lasciamo? Capito? Coi soldi, Lollo coi soldi, con l'orologio, con la fede. Che è la fede questa, oh. C'ho pure la fede, eccola. È lui, so io, guardate, raga, so io, Uguale. Origi. ragazzi, con l'orologio d'oro. Scegli squadra. Allora, aspettate però. Aspettate. Allora, ragazzi, comincia come disoccupato. Annullato il gol a Origi? E io pensavo come Origi che c'aveva... Ah, scusate, non avevo capito. Annullato il gol a Origi? Come annullato? Perché annullato, ragazzi? Il VAR? Come mai annullato? Che è successo? Spiegate. Se ce la fa. Fuori gioco? Vabbè, fuori gioco ci sta. Chissà che pensavo qualcosa di diverso, qualche fallo, qualche cazzata che si inventa il VAR. Sapete che il VAR a volte inventa. Secondo me. Poi, vabbè, lasciamo stare. Comincia come disoccupato. Stile di gioco. Ora, ragazzi, patentino. Adesso fermi tutti. Mi serve una mano, fermi tutti. Allora, non voglio iniziare pro continentale, ma inizierei con una cosa media, bicontinentale. Ma VRC che fine ha fatto? VRC Generation ve lo porto la prossima settimana, Kunta, non so se ce la faccio questa. Forse anche questa, ve lo porto. No ragazzi, ma che patentino C? No. Fuori gioco annullato dal VAR, va bene, annullato dal VAR, fuori gioco, va bene. Ragazzi, io farei B continentale, che ne pensate? Così arriviamo in una squadra che non è proprio scarsissima. E qui facciamo professionista nazionale o regionale? Non vorrei avere proprio una squadra scarsa. Quindi o nazionale o regionale. Regionale? Lo portiamo, Kunta, portiamo tutto, non ti preoccupare. Io dico regionale. Voi che dite, ragazzi? Ma che devo fare? Un sondaggio? No, dai, senza che votate. Ditemelo in live. Farei bicontinentale o regionale o nazionale. Una dei due. Questo cambia tutto, A seconda del livello mi danno una squadra un po' più forte rispetto nazionale, dice Teo. Allora, Milo regionale, nazionale Sierra Canaglia. 2-1. Se qualcun altro vuole scrivere nazionale o regionale. Allora, Milo dice regionale. Se no non trovi un granché, infatti. Io regionale, dice Vikingur. Nazionale, dai, regionale Marca. Aspettate che adesso mi devo far conto.
nazionali quanti sono? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 a 3. 3, 3 a 3. Ma che? Regionale fra. Nazionale conta. 4 a 4. 4 a 4. Ma che? Ma che mi fate? Mi fate il... mi fate il ballottaggio, mi fate. Ma che siete? Ma peggio delle primarie, oh. Ma che siamo in America? Che mi fate le midterm. Com'è che le chiamano? Le midterm. Le votazioni quelle di medio termine. Midterm. Nazionale Teo. Nazionale ha già votato. Regionale Michi Spina. Regionale Raso. Ha vinto regionale, regà. Ha vinto regionale. Teo ha votato due volte. Annullata la scheda di Teo. Annullata la scheda di Teo che ha votato due volte. Regionale Niccone, no ragazzi, regionale ha vinto, a posto, regionale, annulliamo, è come quando fate il pise, quando, scusate, hai visto quando fate un pene sulla tessera elettorale, no? Quando andate a votare fate un pene, è uguale, noi qui facciamo così, uguale, andiamo a pene proprio, vabbè, a parte queste cazzate, a parte questo, patentino B continentale, e regionale, signori, che troveremo? Troveremo qualcosa secondo voi? Vedremo. Questo è stato scelto. Sviluppo giovani. Ma sapete che Lollo fa sviluppo giovani? Prendiamo dei giovani forti e li portiamo in alto, signori. E vi do una notizia. Il Lollo, non so se vi ricordate, durante la beta vi ha dato un Wonder Kid che ho trovato io, e non dite no, che si chiama Arda Güler, del Fenerbahce. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto un articolo su Arda Güler, che è un nuovo fenomeno. No, quello lì, quello è un altro, ragazzi. Trappa è un altro, Giova. No, Arda Güler, che non ho comprato, ma che vorrei comprare in una squadra. Ma la squadra è scelto? No, ragazzi, no, ancora no. No, Fra, ancora no. Aspettate, scusate. Giustamente dici, vai avanti, che stiamo parlando da 3 ore e mezzo. Alleniamo, vai, questa. Fatto. Sta caricando, eh. Vediamo che squadre ci sono adesso. Signori, adesso siete voi ancora più... Adesso siete ancora più importanti. Domani sera riporto FM, ragazzi, sì, domani sera riporto. Sta facendo molto bene in Europa. È Teo. Esatto, bravo, bravo. Allora. Una bella League 2, quarta divisione inglese, si vola. Razor, mi piace un sacco a me l'Inghilterra, lo sapete. Allora, ragazzi, vi interessa il campionato brasiliano? Campionato argentino? Andiamo veloci. Argentino e brasiliano. Campionato svizzero. La Rau. Lo Schalke. Vabbè, lo Schalke è tanta roba. Allora, niente. Allora, ragazzi, niente. Allora, facciamo Europa. Ragazzi, vi interessa la Rau? Raga, ma Serie A... A me piacerebbe partire da una Serie B. Lo Schalke, ragazzi, lo Schalke è Bundesliga. Beh, però vabbè, decidiamo. Allora, ragazzi, Ibiza. Ragazzi, Ibiza. Arau. Ragazzi, Arau ci provo. Dai, ragazzi, io ci devo provare a qualcosa. Arau riprovo. Arau provo. Ibiza provo. Non si sa mai. Ce ne andiamo pure a prendere il sole, Ibiza. Ibiza è figa. Schalke... Sì, Schalke lo faccio. Ragazzi, c'è il Crawley. League 2, ci sta il Cardiff. Il Cardiff, signori. Il Crawley. Richiedi l'incarico. Oppure possiamo andare nello Scunthorpe. Io andrei alla Rau al Cardiff. Miki, Cardiff. Sì, li sto facendo. Bournemouth. No, ragazzi, Bournemouth. Ragazzi,
Andiamo in Belgio? Dai, Belgio è figo, Charleroi. Belgio è figo, Charleroi. Io direi pure Scunthorpe. Scunthorpe. Richiediamo pure lo Scunthorpe, va? Ragazzi, volete andare in... a Fredrik... oddio, questa che squadra è? Obosligen, che cos'è, ragazzi? Non me lo ricordo. Cardiff e Bournemouth subito. Vabbè, certo, regà. Ma magari mi chiamano. Ma non so sicuro che mi chiamino, ragazzi. Purtroppo. Non è che c'è tanta roba, eh. Sto Eupen, vediamo un po'. Richiedi. Non è granché. Ibiza, Rau. Non c'è granché, eh. Obosligen, che cos'è? Ma dov'è qua? Oddio. Ah, Norvegia. Prova anche le altre due di Vanarama, giusto per fare magari, per fare numero magari, o Serie B. No ragazzi, non c'è niente Serie B, eh. Non c'è niente, raga. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere da questa schermata. Allora, inoltrato a Bournemouth, Schalke, Charleroi, Eupen. Questa è Serie A belga, eh. Poi, Serie B inglese, Cardiff. Serie B spagnola, Serie B spagnola, Ibiza, Arau, che dovrebbe essere Serie A svizzera. Poi League 2, molto interessante il Crali, Scunthorpe in Vanarama, questa ragazzi Serie D inglese. E poi è rimasto questo Serang. O Serie B, prova Serie B, vedi Serie C, non c'è ragazzi, non c'è niente, guardate. Non c'è niente. Milo dice Studiantes. Vedete, regà? Abbiamo National League all'Aldershot. Possiamo anche provare l'Aldershot se volete. Questa qua, St. Albans, no. Non mi piace. Questa, ragazzi, croata, la Serie B croata, non mi piace. E dobbiamo capire Fredrikstad e Studiantes. Volete andare in Argentina, regà? Volete andare Liga Argentina? Volete andare in Argentina? Io stacco che sono KO. Va bene, Adri. Va bene. Tanto adesso dobbiamo uscire la squadra. Va bene, Adri. Grazie di essere passato, caro. Buon proseguimento. Buonanotte, caro. Grazie, grazie, grazie. Che dite, signori? Assoluto pure sto Serang faccio. Giusto per. Non sono tante squadre, eh. Io sarei in Europa. Ragazzi. Volete stare in Europa o va bene anche Brasile e Argentina? Però non è granché, il campionato brasiliano. Ciao Pistonico, benvenuto caro. Hanno già scelto i ragazzi. Europa, Sherra dice Europa. Hanno già scelto i ragazzi, Pisto. Io dico Europa, Europa, tutti Europa. Va bene, allora rimaniamo in Europa, regà. Rimaniamo in Europa. Ok, adesso abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Voci, attenzione, attenzione. Voci avvicinano Gentile a Ibiza. Ragazzi, ma io vado proprio ad abbronzarmi a Ibiza. Ma vado ad abbronzarmi. Che ci va a fare Lollo ad Ibiza? Cioè, vado in discoteca, altro che abbronzarmi. Vado a... A fare altro, insomma. Vado a ballare, signori, a Ibiza. Che si allena pure Ibiza. Ibiza. Vabbè, facciamo questa. Vabbè. Insomma, mi vedono vicino all'Ibiza. Attenzione, l'Eupen. No, ma l'Eupen che ce faccio? No, l'Eupen non mi interessa. L'Aldershot, la Serang. Vabbè, ragazzi. E ora capiamo che succede. Andiamo avanti. Capiamo che succede, ragazzi. Pizza ritirata ed eccomi qua. Sì, Raffa, sei arrivato in ritardo, siamo partiti da disoccupati, peccato non sei riuscito... non ti preoccupare, non te ne fai, è lavoro, raga, viene sempre prima. Che squadra ti piacerebbe? Ragazzi, a me piace in Inghilterra, lo sapete. Qua, ragazzi, il Cardiff subito, ma anche una serie C inglese, la League 2. Ma hai letto che Emanuele Filiberto vuole acquistare il Savoia? Ma veramente, Mark? No, non l'avevo letto. Ibiza è carino, eh. Disoccupato, the best challenge.
Ragazzi, disoccupato, hanno scelto i ragazzi disoccupato. Io avevo fatto una scelta, avevo messo 5 scelte diverse. Pensa tu, avevo fatto delle scelte molto fighe, molto particolari. Però è disponibile a lavorare all'estero? Certo. Vai, vai, fatto, fatto. Ma pure le interviste, ma che mi fanno pure le interviste da disoccupato? Mannaggia a voi, mannaggia. Mannaggia a voi che mi fanno queste interviste. Ibiza, ragazzi, siete pronti? Cioè, già ho pensato, se andiamo ad Ibiza, ragazzi, già ho pensato a un sound alert. Già, ragazzi, già ho pensato a un sound alert. Ma signori, ma io voglio finire nell'Iz. Ma perché c'è sta Willy Gnonto? È diventato il mio mito Willy Gnonto. Guardate sotto. Se vi va, mettete il sound alert di Willy Gnonto. È bellissimo. Hanno fatto una canzone ai tifosi dell'Iz spettacolare, raga. Spettacolare. Io faccio applausi ai tifosi dell'Iz. Troppo bella, troppo bella. Una cosa spettacolare che ovviamente è oscena. Ovviamente, lo sapete che se non è oscena non ci piace. Ma perché non mi dicono niente, raga? Sicurezza lavoro, niente. Queste sono le squadre. Quest'altre non ci piacciono, abbiamo detto. Ho paura che qua continuo disoccupato per un po', eh. Poi ragazzi, tornerò in live domani ancora da disoccupato. Speriamo di no, speriamo di no. Speriamo che qualcuno ci prende. Il patentino l'ho messo non altissimo, ma nemmeno troppo basso. Ma nemmeno troppo basso. Cioè, già stiamo al primo luglio, ragazzi. Già sono passati 5 giorni. Così. Mi sa che ci vuole un po'. Beh, Niccone, ci vuole un po'. Noi intanto chiacchieriamo. Poi, se vi va di mettere il sound alert, scrollate sotto. Willy Gnonto Song. Bellissima, bellissima. Da paura. Intanto ditemi pure che fa il Milan, ovviamente, eh. Speriamo di non rimanere disoccupati a vita, Mark. Questo mai. Il Lollo non rimarrà disoccupato a vita. Andiamo pure nello scantinato, ma andiamo ad allenare. Milan ancora 0-0. Ma veramente? No, non me l'aspettavo il Milan 0-0. Ma scusate, ma a che minuto stanno? Ah, ma ancora 10:15. Nemmeno 10:15. Signori, ma qua che facciamo? Qui mi salva pure. 71esimo stanno, Giova. No, vabbè, ma il Napoli se ne va, eh. Se il Milan perde, il Napoli se ne va. Se pareggia, scusate. Allora, questo. Il Lunz. Ma queste sono tutte squadre Gamesh. No! No! Il Cardiff... No, il Cardiff mi ha detto di no. Il Cardiff mi ha detto di no, signori. Ah, il Kalmar. Il Kalmar. Ma vi piace il Nord Europa? Ragazzi, vi piace il Nord Europa? Però è già iniziato il campionato. Il problema è che è già iniziato. Con una squadra che sta lottando per non retrocedere. Non ci vuole, non ci vogliono, ragazzi. Qui non ci vogliono, signori. Sarà difficile sta carriera. Sarà molto difficile prendere una squadra interessante, secondo me. Dobbiamo aspettare. Ispira? Ti piace, sì, Raffa? Vi ispira il Nord Europa, regà? No. No, tutti respinti. Ragazzi, tutti respinti. Bournemouth respinta. Schalke respinta. Sì, ci sta. Ci sta, ragazzi, in Nord Europa? Allora, andiamo a vedere un po' in Nord Europa. Ragazzi, è rimasto niente. È rimasto in Belgio. L'Ibiza. Il Crawley. Kalmar. Vi piace il Kalmar, regà? Andiamo nel Kalmar. Richiediamo l'incarico. Perché poi abbiamo queste di Obosliga in Norvegia. Ma Norvegia... Proviamo, secondo me dovresti mettere patentino più alto. Niccone, non posso più farlo. Perché io, da buon giocatore di Football Manager, non ho l'editor. Non posso più cambiare. Non posso cambiare il patentino. Quindi andremo in una squadra un po' più scarsetta, signori. Attenzione!
Attenzione, dei colloqui di lavoro. Allora, vi faccio vedere i colloqui. Serang. Serang. Voi dite che cazzo è il Serang? Signori, Belgio. Una squadra sconosciuta, ma a me il Belgio mi fomenta. Con una squadra che ha 2,5 stelle. Saldo in banca molto... La Kalmar Kralej tutta la vita. Ma infatti il Razor, cioè il Kralej, dopo questo è mi autobanno. La Kalmar la virtù dei forti. Sì, Raffa, è vero, hai ragione. Ragazzi, ma questa che ne pensate? RFC Serang, non la conosce nessuno. Però mi piace, c'ha Star Casino. Non la conosco nemmeno io. Però è Serie A belga. Ecco qua la squadra. C'è anche un Francesco D'Onofrio. Che cazzo è Francesco? Francesco D'Onofrio. Francesco D'Onofrio. Non so proprio chi siano questi. Cioè, veramente sconosciuti. Però è carina. Facciamo il colloquio. Facciamo il colloquio. Facciamo il colloquio, però. Partecipiamo. Sì, sì, lo facciamo, certo. Allora, è bello essere qui. Iniziamo. Dico che, ragazzi, è una lingua abbastanza facile da imparare. Può spiegare come mai il tuo nome mi era accostato a diversi lavori? Sto solo cercando di migliorare la mia carriera con tutti i mezzi disponibili. Ma perché sempre le stesse cazzate? Gli dicono. Perché fate queste cose? Oh, sono sempre uguali, raga. I colloqui sono sempre uguali. Ma com'è possibile? Cioè, ma è possibile che non cambiano mai niente? Cioè, Sports Interactive, Ti posso bacchettare? Posso bacchettare la Sports Interactive, signori? Perché sapete che io non ho peli sulla lingua. Io dico quello che penso, lo sapete sempre, nel bene e nel male. Per me, signori, ste cose sono ridicole. Per l'ennesimo... Ragazzi, sono 4 anni che il colloquio è nella stessa maniera. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti. Facciamo questa. Poi, sei disposto a legarti a un club che ha grossi problemi finanziari? Gli dico che sono in grado di gestire queste situazioni. No, ragazzi, ma siamo in gravi problemi finanziari. Ma dove vado? Vabbè, lasciamo lui. Allora, sforzarsi per fare progressi dentro e fuori dal campo. Lavorare con il limite del fondo ingaggi. Contratti massimo 2 anni per un'età superiore a 32 anni. Stessa cosa per l'età superiore a 34 anni. Tentare di evitare la retrocessione dalla Serie A. Sì, competitivo nella Coppa Belga. Berger van Belgi. Riparare i danni finanziari del club. Perché lo devo fare io? Ma che sono scemi questi? Vabbè, ragazzi, questa è una sfida molto complicata, eh. Attenzione, non avremo una lira. Concordiamo. No, va bene così, grazie. Lascia la riunione. Ragazzi, adesso c'è il Kralej. Voi dite, ma chi cazzo è il Kralej? Giochiamo con i prestiti. Giova, per forza, non ci abbiamo soldi. Però ragazzi, attenzione, c'è il Kralej, che è veramente figa. Inghilterra. Se League 2, portiamo il Kralej, diciamo, dal fondo a vincere qualcosa. Facciamo una bella carriera lunga col Kralej. Vi faccio vedere chi è il Kralej. Vi faccio vedere la squadra. Eccola qua. Vediamo un po' se la maglietta ci piace. Guardate la maglietta, che figa. Piccole realtà inglesi. Calendario fitto ma molto figo. Sì. Ragazzi, più che altro dal Kralej potremmo prendere un sacco di giocatori in prestito dalla Serie B e dalla Serie A inglese. E quindi potremmo far nascere delle stelle in prestito, ovviamente. Però ragazzi, League 2 sarebbe molto interessante il Kralej. Poi mi piacciono, guardate che facce da bravi ragazzi. Guardate lo stadio, realtà piccolissima. Guardate lo stadio del Kralej. No, vabbè, troppo figa. Troppo figa. È troppo figo. Ritmi alti e palla negli spazi, per forza, zero tattica. Razor, la tattica è fondamentale per noi. La dobbiamo fare per forza. Guardate che fighe le magliette poi. Cioè, c'ho già le mie magliette. Abbiamo le maglie 3D. Guardate che belle pure lo stemma del Kralej. Guardate che figo. Guardate che figo. Molto bello, molto bello. Speriamo mi chiamano. Sembra lo stadio dell'Ischia. Dici, Giova, io non lo conosco lo stadio dell'Ischia. Però guardate che figo lo stadiolo. Inglese. Campo inglese perfetto. Guardate che bello.
veramente bello, ci piace, rispondiamo. Mi sa che si atterra a Crawley Town. Mi sa di sì, sì, Raf. Piace a tutti sto Crawley. Partecipa al colloquio. Allora, fatemi concentrare, allora. Che skin stai usando? Ciao Spartaco, benvenuto, caro. Sto usando la WTCS5. WTCS5 che trovate su FM Scout. Ok. Come pensi di superare l'ostacolo rendente grande di rendente non conoscere la lingua? Sono sicuro di poter imparare la lingua velocemente. Puoi spiegare come il tuo nome è accostato. Faccio di tutto per continuare a progredire. Sto solo valutando le possibilità. Se venissi qua vorrei restarci a lungo. Lavoriamo col DS. Magari non fare richieste, così forse si convincono a prenderti. Vediamo, Razor. Campo di patate. C'era canaglia, ma a noi ci piacciono questi campi di periferia. Questi campi di patate. Poi andremo a vedere dove si trova Crawley. Andremo a vedere in che zona dell'Inghilterra si trova se ci prendono. Faremo una bella carriera col Crawley. Vi dirò un sacco di dettagli. Soprattutto domani ve li dirò, Ragazzi, domani attenzione. Che domani continua questa bella carriera. Domani continuiamo la carriera. Iniziamo più che altro la carriera, quella vera. Sperando che il Crawley ci prenda. Ok. Non voglio proporre cambiamenti. Ok, allora, vediamo un po'. Calcio offensivo. E a noi ci piace. Ragazzi, calcio offensivo. Gioca un calcio offensivo, ragazzi, a noi ci piace tantissimo. Poi, gioca un calcio divertente. E sapete che Lollo fa calcio di Sarri. Ormai lo sapete, no? Lo sapete. Però certo, con questi qua fare il calcio di Sarri sarà un po' complicato. Però vabbè, ci proviamo lo stesso. E lavorare nel limite fondo ingaggi, questo lo chiedono tutti. Non abbiamo obiettivi informativi per te. Competitivo nell'FL Trophy. Vogliono la metà classifica della League 2, obbligatorio. Competitivo nell'FA Cup. Vabbè, competitivo, raga, poca roba. E competitivo nell'FL Cup. Ragazzi, ci sono il calcio di Spalletti. No, preferisco quello di Sarri, devo dire. Però anche Spalletti sta facendo un bel calcio. Ottieni la promozione nella prossima stagione in League 1. Ragazzi, andiamo a essere... subito la promozione e torniamo. Subito quest'anno. Lollo si mette l'obiettivo della promozione se andiamo a Crawley. Subito. Promozione diretta, la promozione... Ok, qui ci dicono la promozione. Promozione, perfetto. Concorda. Dovremmo finire l'esame. Concordo. Un budget di acquisti. Ragazzi, ci abbiamo 115.000 euro degli acquisti. Vabbè, ragazzi, concordiamo, se no non ci prendono. Però abbiamo circa 3 milioni di... Attenzione però, 3 milioni per quanto riguarda gli stipendi. Qualche prestito sarebbe molto interessante. Vediamo poi quanto abbiamo speso. No, non è niente male, regà. Questi 3 milioni non sono male, va bene. Ci sono altre richieste? No, va bene così, grazie. Lascia la riunione. Ragazzi, speriamo bene. Ora, vediamo che succede. Vediamo che succede, signori. Sereng, in Belgio, ci hanno chiamato e ci ha chiamato il Crawley. E ci ha chiamato il Crawley, signori. Siamo al 6 luglio. Vediamo che succede. Quindi avete tutti detto... Ah, attenzione. Attenzione. Iniziano colloqui ovunque. Charleroi. Raga, lo Charleroi è tanta roba in Belgio, Signori. Signori, questa è una grande squadra in Belgio. E ora sono combattuto. Ragazzi, sono molto combattuto. In Belgio sono combattuto. Guardate il campo che figo dello Charleroi. Si vedono i palazzi. Cioè, da qua vedi la partita. Ma ragazzi, ma lo Charleroi è tanta robetta. Lo Charleroi è tanta robetta, signori. Non ho la storia, però... Ah no, ho la storia. È molto interessante, ragazzi. È molto interessante. Charleroi molto interessante. Potremmo portarla in Europa. Io faccio il colloquio con lo Charleroi. Faccio il colloquio con lo Charleroi. Questo lo partecipo. Ok. 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 Vado, faccio veloce, faccio veloce. Aspettate, faccio veloce. Però poi dovete decidere voi la squadra, raga.
Io dico che lo Charleroi faccio il colloquio, però poi scegliete voi, ovviamente, perché vi ho detto, questa sarà una carriera interattiva. Sceglieremo un po' il calciomercato insieme, sceglieremo che tattica precisa, la tattica la farò io, però sceglieremo secondo voi qual è la tattica migliore per la squadra che andremo a fare, anche se poi ovviamente dirò la mia e magari andiamo verso quella direzione, ma voi comunque sarete partecipi anche della tattica, del calciomercato, dell'allenamento se volete, ma l'allenamento insomma me lo posso fare io tranquillamente, però sarà molto interattiva. Anche durante le partite potete scegliere varie cose, magari chi mettere, consigli, non facciamo la classica challenge che bisogna vincere a tutti i costi, la classica carriera dove ci sta quello che gioca e gli altri guardano. No, dovete essere voi partecipi, e io lo voglio fare in questo modo. Mi piace fare una carriera diversa dal solito. Spero che vi piaccia questa idea che ho, che è un po' diversa da tutti quelli che insomma portano, penso, Football Manager. Spero che sia qualcosa di diverso. Cioè, voi sceglierete con i sondaggi durante le live. Li faremo, magari farò proprio il sondaggio classico come ho fatto prima. Scelte durante le partite, durante magari lo staff. È più bello, Giova, secondo me, è più bello fare qualcosa di interattivo con voi che siete un po' più protagonisti, no? Che state qua e mi fate compagnia. Se no, che state a fa? Vedete io che gioco? È inutile. Allora, questo niente. Qui che cosa vogliono? Piazzamento nella parte alta. Vedete, ragazzi? Questo è interessante, eh? Fase finale pure della Coppa di Belgio, potremmo vincerla. Sì, sì, molto interessante. Nella prima metà della classifica, bella, interessante. Ci danno 2 milioni e mezzo, poco, però 19 milioni e 4 di ingaggi, interessantissimo. Concorda, non ho richieste da fare, lascia la riunione. Allora, adesso aiutatemi, ragazzi. L'Aldershot, altra squadra inglese, ma sta addirittura più bassa in Vanarama National League, ragazzi. L'Aldershot è una squadra che è pronosticata, non deve retrocedere. Io direi di non farlo all'Aldershot. Appassionati di calcio inglese, qui andiamo proprio nei bassi fondi, eh. Guardate che stadio, come quello di prima alla fine. Io direi, ragazzi, l'Aldershot no. Poi lotta per non retrocedere, non ci arrivano giocatori, direi di no. Che dite? Teo dice no. No, evitiamola. Ok, allora rifiutiamo il colloquio. Scunthorpe, altra squadra, questa è leggermente più interessante. Aldershot bello ma molto tosto, magari evitiamo. Ok, no, ragazzi, Scunthorpe, altra squadra inglese, sempre di Vanarama National League, ovvero sotto sempre alla League 2, sempre stadiolo carino. Questo Scunthorpe è un po' più famoso, pronosticato undicesimo. Questo non sarebbe malissimo, malaccio. È un po' il West Ham. Potremmo fare, se volete, potremmo fare il colloquio qua. Questa è carina. Qualche giocatore potrebbe anche arrivare. Sì, è più famoso. Lo Scunthorpe è un po' più famoso come squadra. Poi c'è questo stemma che è molto particolare. Ha una storia questo stemma, poi vi dirò. Questo stemma qua ha una storia, eh. Attenzione agli stemmi inglesi, che sono molto fighi. E tutti hanno una storia molto particolare. Poi vabbè, vi racconterò la storia se dovessimo andare allo Scunthorpe. Partecipiamo al colloquio. Bello essere qui, è una lingua abbastanza facile da imparare. Ok. 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 Allora, che cosa vuole? Alla fine vuole che raggiungiamo i playoff. E poi raggiungere l'FK vera e propria. È interessante questo, ragazzi. Lavora per diventare autosufficiente. Che vuol dire questo? Lavora per diventare autosufficiente a livello economico. Fighissimo. Mai successa sta cosa? Mai letta? Questo obiettivo, ragazzi, bellissimo. Questo è difficile, eh? Cioè, dovremmo essere autosufficienti e in qualche modo... Milan 0-0, 2 minuti dalla fine. Ah, Nicone, ma stai gufando il Milan, Nicone. Il povero Milan.
Concorda, mi sembra tutto assolutamente. Sì, sì, mi piace. Accettabile. Possiamo raggiungere i playoff, signori. Qua possiamo raggiungere i playoff. Sì. Ok, fatto. Poi, non è finito, ragazzi. Non è finito, abbiamo il colloquio alla RAU. Allora, ragazzi, la RAU è questa squadra qua. Non abbiamo le magliette. È una squadra svizzera. Ma è Serie B svizzera. No, ragazzi, ma che è la Serie B svizzera? No, la Serie Svi... No, che è Serie B svizzera? Ragazzi, è Serie B svizzera. No, non mi piace la Serie B svizzera. Sì, sono tutte squadre interessanti, però la RAU, ragazzi, è abbastanza famoso. Pronostico, potremmo vincere il campionato. No, zero. Questa è meno interessante, raga. Sono sincero, non mi fomenta. Poi sto stadiolo di montagna. Ci sono più squadre nel torneo della Chiesa. Infatti, Sherra. Questa è esatto. Ci sono più squadre nel torneo della Chiesa. Esatto, quello sotto casa mia. Esattamente. No, raga. Scusate, ma... sì, come sì? Ti piace questa, Giova? Ti piace questa? Ti piace la RAU? Cioè, sono... Ma sai che la skin non mi funziona? Come non ti funziona, Spartaco? Ragazzi, rifiutiamo il colloquio, va. Non ci piace. Ok, non ci piace, rifiutiamo il colloquio. Ma sai, la skin non ti funziona? Eccola qua, io ce l'ho. Come non ti funziona? È stranissimo, Spartaco. Allora, ragazzi, per chi... Allora, ragazzi, un attimo, parentesi skin. Visto che siamo in gioco. Preferenze. Dovete, appena avete caricato la skin, sotto skin, fate una cartella con scritto skin, se non ce l'avete. All'interno di documenti, Sports Interactive, le solite cartelle, fate skin. Mettete dentro il punto FMF. O FMC, adesso non mi ricordo l'estensione della skin. E poi fate ricarica la skin quando conferma. Togliete USA cache e fate conferma. Io non lo faccio, se no ci mettiamo un po'. Ok? Spartaco, ti ho detto così, magari tu l'hai fatto, eh. Sono sicuro che l'hai fatto. Però per sicurezza io lo ripeto, perché è una cosa che magari le persone non lo sanno. Quando ricaricate le skin o quando mettete della grafica nuova, dovete mettere qui la skin che vi interessa. Poi ricaricare la skin quando si confermano nel menu preferenze. Fate conferma e via. Adesso non lo faccio. Rimetto usa la e spuntate. Togliete la spunta, usa la cache. Adesso rimetto usa la cache perché non mi interessa fare questo. Ok? Ho spiegato un pochino in generale come fare sta cosa. In diretta, live. Ok, allora, della non League Papa, perché volete? Perché rifiutato? Rispondi. Non ho niente a dire sull'argomento. Vai, andiamo avanti. Io ho copiato tutta la cartella della skin in quella creata. Lollo, che fine ha fatto Tony? Chi è Tony? Antonio? Antonio, intendi? Allora, io ho copiato tutta la cartella della skin in quella creata. Luca? Luca Tony? Come che fine ha fatto Luca Toni? Ragazzi, Luca Toni sta ad Amazon Prime Video. Lavora per Amazon, Luca Toni, signori. Lo vedete anche su DAZN. Anche a DAZN. Luca Toni c'è sempre, signori. C'è sempre Luca Toni. Sta ovunque. Sta ovunque. Amazon Prime. A DAZN. No, no, pure Amazon Prime, Luca Toni. L'ho visto pure Amazon Prime, mi pare. Però DAZN sicuro, DAZN sicuro. Ha fatto una partita di Champions League l'altra volta, mi pare. Pensate che su Amazon Prime ci stanno fior fiori di giocatori, ragazzi. Ah, l'Ibiza mi ha respinto, eh. Se Riccardo, aspettate, Hansen. Ah, Wilder. Ragazzi, Wilder, Chris Wilder, questo Chris Wilder è l'allenatore del Bournemouth. Lo Schalke, Joachim Löw. E vabbè, ragazzi, Joachim Löw.
Sì, è tornato a giocare Flaky. Sì, l'ho visto. Ragazzi, Joachim Löw, ex CT della nazionale tedesca, l'ha preso lo Schalke. Vabbè, ma ci vuole poco. Ranheim, che roba è? È Norvegia, vero? Ranheim è Norvegia. Non ci piace. Ok, adesso aspettiamo solo che ci arrivi. Signori! È arrivato! Che facciamo, signori? È arrivata la chiamata! Oh, che facciamo? Il Crawley! Il Crawley ci ha chiamato! League 2 inglese! Si va al Crawley, signori? Si va al Crawley? Accetto? Accetto? Vai! Tutti vai, dicono! Tutti vai! Vado, accetto! Io Asp! Giova aspetterei... Cosa aspetti, Giova? Cosa aspetteresti? Non cincischi! Esatto! Struca il poton, non cincischi! Però qui la maggioranza dice di accettare. Mentre Giova dice di aspettare. Che cosa aspettiamo? Ma chi? Lo Charleroi, ragazzi? Preferite una bassa serie inglese dove però potremmo... fare qualcosa di interessante con i prestiti, soprattutto perché non ci abbiamo soldi. La maggioranza vince sempre, democratica. Ragazzi, la maggioranza vince. Crawley. Vi ripeto. Allora, ragazzi, gioca un calcio offensivo. Gioca un calcio divertente. E noi lo faremo, signori, lo faremo. Lavora nel limite del fondo ingaggi. Competitivo nell'FL Trophy, che è una... ragazzi, questa FL Trophy, per chi non conosce l'inglese, il campionato inglese... è una coppa per le squadre minori, ok? Dalla League 2 in giù. Quindi questa si può vincere addirittura, secondo me. Termina a metà classifica la League 2. Competitivo nell'FA Cup. Competitivo nell'FL Cup. Queste due sono le coppe. Questa sarebbe la Carabao Cup e questa sarebbe la classica FA Cup, ok? E qui mi dice che nelle stagioni prossime poi la promozione nella League 1. Ragazzi, io avvio i negoziati. Deciso, avviamo i negoziati. 2 anni per Lollo Gentile. Mi danno 73.000 euro. Ma Lollo vuole 78. Riduzione per retrocessione è il 30. Aumenta in caso di promozione il 15. Proponi? Ragazzi, hanno accettato 78.000. Ragazzi, ci prendiamo 78? No, questa è una bella carriera. Ragazzi, concludiamo. Siamo per concludere. Che faccio? Concludiamo. Vado. Belli fomentati siete. Se siete belli fomentati vado. Yes, vai. Concludiamo. Concluso. Signori, e il Lollo Gentile è arrivato. Eccolo qua. Firma per il Crawley Town. Gnonto. E c'è, eccola qua! Willy Gnonto! Ragazzi, questo è un coro incredibile! Questo è un coro incredibile! E noi esultiamo con Willy Gnonto! Ragazzi, ma lo prendiamo in prestito Willy Gnonto? Ma verrà mai al Crawley? Magari non quest'anno! Fra un anno, 2 anni lo prendiamo! Ma lo sapete cosa dice quella canzone, signori? Lo sapete cosa dice Willy Gnonto? Song. Non me la posso ripetere, ma è troppo figa. È troppo figa quella canzone. Sono matti scocciati in Inghilterra, signori. Quando bevono sono matti scocciati. E noi siamo in Inghilterra a bere, signori. A bere e a giocare. Allora, la storia del Crawley Town. Iniziamo a leggere qualcosina. Ha vinto una Vanarama National League. Ha vinto una Evo Stick League Southern Premier Division. E ha vinto 2 Pitching Southern League Cup. Cioè, cose veramente di oratorio. Vabbè, lasciamo stare questo. Dopo aver vissuto il periodo migliore durante gli anni 2010, e nonostante non sia arrivato nessun titolo negli ultimi 11 anni, dopo l'ultimo successo del 2011, il Crawley Town ha comunque alle spalle una storia ricca di successi. Ma dove? Ma dov'è ricca di successi? Ma che stai a Dio? Il Crawley ha vinto la quinta divisione inglese un'unica volta.
nel 2011 è ricco successo, la quinta divisione inglese. Noi siamo in quarta divisione inglese, per farvi capire. Ha vinto la settima divisione nel 2004 e ha vinto la Southern League. Allora capito. Ha terminato il secondo posto nell'ottava divisione nell'84. Signori, ma questo che mi prende per culo? E tu che sei un po' fifri. Benvenuto a Kylie Minogue. Signori, abbiamo Kylie Minogue in live. Welcome back, welcome, welcome in my channel, guy or girl, or what you see, che cosa sei? Insomma, spero che sei italiano, perché se no, se parliamo inglese alla grande, noi parliamo inglese mentre beviamo. Non abbiamo allenatore in seconda. Dove? Veramente? No, non abbiamo allenatore in seconda, signori, subito da prendere allenatore in seconda. Benvenuto a Kylie Minogue, welcome to my channel, guy, yes, Willy Gnonto, signori, a Kylie Minogue, facciamo sentire Willy Gnonto, perché magari è inglese, forza, fomentiamo il canale, il Milan ha pareggiato, signori, il Napoli se ne va, ovviamente italiano, grande Kylie, benvenuto o benvenuta. Grande Willy Gnonto. Ormai, ragazzi, questo ormai è diventato il Willy Gnonto Show è diventato. Non è più una live di Football Manager, ma è Willy Gnonto Show. Allora, ragazzi, come detto, siamo a Crawley. Molto particolare in Inghilterra, molto figa. Stagione scorsa nella League 2 è arrivato 12esimo, ma noi la porteremo in alto. È tutto da vedere, signori. Tutto da vedere. Gioca con la difesa a 3. E qui cambiamo tutto, signori. La difesa a 3, il Lollo, non la fa. Potremmo farla? Il Napoli va, ragazzi, il Napoli vola. Signori, il Napoli vola. Si cambia, ragazzi, difesa a 3 e dobbiamo vedere i giocatori che abbiamo. Mi piace questo Telford. Guardate che capello. Guardate che bravi ragazzi. Facce da bravi ragazzi. Intanto dal Brighton abbiamo Teddy Jenks. Potrebbe essere una mezza stella. Vabbè, raga, adesso andiamo a vedere. Si cambia pure a me non piace tantissimo la difesa a 3, perché sapete che mi piace la difesa a 4. Però si potrebbe anche cambiare. Ripeto nuovamente, calcio divertente. In queste divisioni ci sta il classico 4-4-2 4-3-3. Ragazzi, ora vediamo. Certo, Razor, anche Mark, 4-3-3. Ora vediamo, raga. Il 3-5-2, ragazzi, sinceramente è molto particolare. Devi avere una squadra che lo sa fare. Soprattutto i laterali devono essere fortissimi, cosa che il Crawley non ha. Forse per la serie sua ce li può pure avere qualcuno forte. Però, ragazzi, è da vagliare quest'idea della difesa a 3. Troppo complesso per sti scandali 3-5. Esatto, Razor, esattamente. Bravo Razor. Esattamente. Questi sono scandalosi, quindi nelle categorie inferiori è difficile fare quei moduli. Esatto. Ragazzi, o 4-4-2... Perché secondo me, ragazzi, il 4-4-2 lo facciamo in maniera molto figa, eh. Il Lollo gira le carte sul 4-4-2. Non facciamo il classico 4-4-2 come fa... Lo facciamo in maniera un po' particolare. 5-5-5, Zirconet. Esatto, Oronzo Canà. Il 5-5-5 possiamo pure fare. Il 4-4-2 potrebbe diventare un 4-2-4, sì. Però possiamo anche fare il nostro 4-3-3, Senza mediano. 4-3-3 in linea. Proprio per far avanzare la squadra. Farla bella prepotente. Però, ragazzi, dobbiamo essere competitivi. Dobbiamo terminare minimo a metà classifica. Dobbiamo fare una grande stagione. Ora, andiamo avanti. Prossimo. No, ma non voglio i tutorial. Ma che mi frega a me di tutorial? Allora, amichevole interna col cavolo. Organizza il control staff ogni settimana, sì. Si potrebbe fare un 4-2-3-1 pure, fra. Certo. Ragazzi, i moduli preferiti in queste... Allora, vi spiego. In queste categorie inferiori inglesi, il 4-4-2 è il modulo prediletto. Poi si può usare il 4-3-3 e il 4-2-3-1.
Teoricamente un 4-4-2 con tanti cross verso il fulcro di gioco è ciò che utilizzano in quelle leghe. Ma noi Razor... Dipende che giocatori... Allora ragazzi, dipende anche che giocatori abbiamo. Dipende molto che giocatori abbiamo, raga. Aspettate, eh. Aspettate, scusate un attimo. No, pensavo di aver sentito qualcosa. Bisogna analizzare prima la rosa. Vedere che scarponi ci abbiamo. Gli diamo un'occhiata. Certo, Razor, gli diamo un'occhiata. Come no? Come no? Certo. Adesso vediamo. Prima la rosa. Vabbè, ha assunto Lollo Gentile. Guardate Lollo Gentile, raga. Guardate Lollo Gentile. Buonasera, signor Orbo. Buonasera, benvenuto. Benvenuto, grazie del follow. Benvenuto, signor Orbo. Aggiornamento profilo tifoso. Aspettate, vediamo questa che è una novità di Football Manager. Una delle novità. Allora, signori, siamo nel Crawley Town. Poi andremo anche a vedere, vi spiegherò dove sta Crawley. Vi spiegherò un po' la storia. Domani raccontiamo anche un po' la storia prima di fare qualche partita. Benvenuti e grazie per il follow. Allora, come detto, abbiamo tifosi sfegatati, pochissimi. Appassionati, qua, in verde. Family, tutta questa parte, azzurra. Comodo, quelli che pagano. Aziendalista, pochissimi. Occasionale, so tanti. A me i tifosi occasionali non mi piacciono. Ma hai messo il nuovo no fake oggi? Nicone, ho già messo il no fake. Ho messo già il real name fake, fake, quindi il fix. Sì, già messo. Già messo, Nicone. Allora, riepilogo obiettivi stagionali. Come detto, termina a metà classifica, ma noi tenteremo di fare sempre di più, lo sapete. Dobbiamo tentare di andare subito in League One. Abbiamo 120.000 euro, trasferimenti, 3 milioni di ingaggi. Sarà molto difficile. Tutorial sulle tattiche, ci interessa? Non ci interessa a noi. Ma a noi non ci interessa la tattica ora. Voglio far vedere ai ragazzi la rosa. Gli stadi ci sono? Certo. Certo, Fra, se intendi gli stadi... questo, guardate, vi faccio vedere le info societarie. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate che bello, signori. Il piccolo stadio del Crawley. È il checktrade.com stadium. Ragazzi, siamo al checktrade. No, vabbè, ragazzi. Ma questi sono stadi di un'altra epoca. Stadi di periferia, come piace a Lollo. Dove Lollo ha allenato in passato. Nella realtà. E siccome è bianco-rossa la maglietta, domani vi porto una sciarpa bianco-rossa. Abbiamo anche la sciarpa e noi faremo tutta la live con la sciarpa bianco-rossa. Signori, tanta roba. Li hai scaricati? Certo, Fra, li ho scaricati. I background si chiamano. Li trovate sul sito che io seguo, che è il sito inglese sortituzzi.net. E vi scaricate tutta la grafica che vedete è scaricata da me, ovviamente. Buonasera, messere, benvenuto, caro. Domani, ragazzi, sempre alle 21. Non è finita la live, però sempre alle 21, regà, domani, sempre alle 21. Lo so che ci sta il campionato, però potete vedere sia il campionato italiano che il Lollo, se volete. Sono più moderni di quelli italiani. Ma sono fighissimi sti. Esatto, Vikingur. Questi stadi sono fighissimi. Ci siete mai stati in uno stadio del genere inglese? Io mi vedo la Lazio, regà. No, regà, Milo, la Lazio me la vedo, lo sai. La devo andare a vedere la Lazio. Lo sapete, ragazzi. Ci siete mai stati in questi campi? Io ci sono stato. Sono stato in un campo di periferia inglese. Che era precisamente quello del a Londra, che comunque è un po' più grande, oddio, la squadra si chiama Leyton Orient. Ma la troviamo qua, questo, scusate, questo qua, eccolo, questo. Domani porto sempre FM, ragazzi, sì. Spero che vi piaccia. Domani porto sempre FM perché voglio continuare la carriera. Abbiamo appena iniziata. Ragazzi, questo stadio qua sono stato. No, domani non gioca la Lazio. Domani, ragazzi, ci sono in live, eh. Sì, ci piace. Siamo qua per questo. Grande signora Orbo. Ma non porto solo Football Manager. Lo sapete che a me piace variare un po' con i giochi. Lo sapete. Sono fatto così. Mi piace il gaming a 360 gradi. Però, ragazzi, questo qua
è un campo che io ho visto nella realtà. Leyton Orient. Leyton Orient, signori. Squadra inglese di Londra. È in periferia a Londra. È uno stadio molto piccolo. Non lo vedete così. È uno stadio piccolissimo. Ma è fighissimo sto stadio. E poi sono stato a Birmingham. Nello stadio del, dell'Aston Villa. A vedermi la Lazio. Tanti anni fa. E va bene, signori. E torniamo alla nostra rosa, però. Home page. Scusate. Sta home page non mi piace. Ma che mi mettono finanze... No, raga. Ma che mi hanno fatto la home page? Mi hanno rovinato la home page. Fermi. Fermi, scusate. Mi hanno fatto un casino sulla home page. Classifica. Scusate. Vabbè, poi la cambio io, non vi preoccupate. La Lazio gioca giovedì sera, ragazzi. Io giovedì purtroppo non ci posso essere. Perché alle 7 ho un impegno. Alle 9 gioca la Lazio. E quindi, signori, giovedì non ci può... Ma domani ci sono, eh. E venerdì ci sono anche. Cioè, salto solo giovedì, raga. Perché la Lazio, ragazzi, me la devo andare a vedere. Lo sapete. Io sono malato, lo sapete, di Lazio. Quindi, lo sapete benissimo. E anche di Willy Gnonto. Anche di Willy Gnonto, però. È il mio mito, è diventato il mio mito, Willy. Willy Gnonto è stato il mio mito... È diventato il mio mito, non c'è niente da fare. Dopo l'azione che ha fatto col... contro il Bournemouth, l'ultimo gol che ha fatto il Leeds, tanta roba. Sapete che a me piace il calcio inglese e scozzese, quindi domani ci sono le altre, lo so, Fra, lo so. Ragazzi, allora, torniamo a noi, rosa. Andiamo a vedere la rosa. Prima di chiudere la live, andiamo a vedere la rosa. Fermi tutti. Glenn Morris. Ma scusate, questo è in prestito da un'altra squadra? Che noia. Ragazzi, questo è in prestito alla Gillingham. Vabbè, niente. Allora, abbiamo come portieri Ellery Belcomb. Eccolo qua, portiere titolare. Già si vede. In prestito da Brentford. Guardate, regà. Oh, ragazzi, per la League 2 questa è tanta roba, eh. Belcomb. Sì, portiere fortissimo. David Robson. Se la gioca. E questo Corey Addy. Com'è questo Corey Addy? No, ragazzi, questa è una pippa. Oddio, questa è una pippa col sugo. Oddio. Oddio. Oddio, che pippa. Questo fuma, giamaicano. Questo fuma, signori. Corey Addy, questo fuma. Infatti non c'è sta più quei riflessi. Guardate che pippa. Oddio. Questa è di proprietà. Madonna. Quale 37 anni il portiere? Quale, oh? No, i portieri no. Ah, il primo. Questo portiere è bravo quanto me a giocare. Io non gioco a calcio. Signora Orbo, questo è veramente scarso, signora. Questo sì, fa i carciofi. Questo fa... no, questo fa la cicoria. Come si dice a Roma. Questo fa la cicoria. Questo raccoglie la cicoria, raga. E pensate, gli hanno dato 2 stelline. Pensate che sono in questo campionato. Allora, difensori centrali. Ah, raga. Ragazzi, il classico difensore centrale inglese, cattivo, al punto giusto, 34 anni, è lento come la morte, ma è cattivo, guardate la faccia, cioè questo ti mette paura, titolare sicuro, questo lo vedi, ti mette paura, te l'ho detto ragazzi, questo è cattivo, signori, aggressività 16, coraggio 15, questo è titolare, però purtroppo è lento. La mia difesa alta ha problemi qua, eh. Allora, vediamo quest'altro, Dion Conroy. Anche questo non è male. No, questo non è niente male, signori. Peccato la posizione. Ma portiamo il nullismo anche qua. È messere, per forza. Sono un po' vecchiotti. Questo no, ragazzi, 26 anni. Questo è perfetto. Però... bene la determinazione. Lo metti in copertura. Sì, Giova, potremmo metterlo in copertura. Ora vediamo, perché la difesa alta è un po' pericolosa qua in Inghilterra. Soprattutto in campionati così bassi. Questo non è male. Però è un problema la posizione. Cioè, gli devo dire di rimanere in posizione, far crescere sulla posizione finale. Vedete, raga, 9 è scarso.
Per il resto, contrasti ci sta, colpi di testa, dai, questo ci sta, dai, va bene. Ludwig Francilet. Ragazzi, ma questo è strano. 23 anni, attenzione, della Guadalupe. Questo c'ha un intuito un po' scarsetto, concentrazione scarsa. Però ci sta, guardate i colpi di testa, ragazzi, questo è alto, già ve lo dico. Questo è alto, questo è interessante. Questo è interessante. Potremmo lavorarci sopra. Francilet, Ludwig Francilet, potremmo lavorarci sopra, secondo me. Non so che ne pensate. Poi, non è finita. Parte Francilet. Adebowale. No, raga, questa è una pippa. Un'altra pippa col sugo. No, ragazzi, Mania De Bawale, questo qua, ragazzi, va a casa, va. No, 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 questo qua è proprio scarso. Ci serve un difensore centrale, già ho capito. Poi, andiamo sui terzini sinistri. Tobio Obomole. No, Tobio Mole fa il difensore centrale. Se giochi te è meglio, Robaccia. Mi sa di sì, Giova. No, Robaccia, ragazzi, però questo qua no, Aspetta, attenzione, Tobio Mole. Questo, ragazzi, può fare due ruoli, anche il terzino sinistro, perché corre parecchio, però non c'ha cross. Non c'ha cross. Però ha buoni passaggi. Guardate, ragazzi, 15 di passaggi. Non è malaccio, in prestito dal Tottenham, questo non è per niente male. Questo non è male, questo lo teniamo bene. Questo non è male, Tobio Mole. Però non è in prestito, che dico, è nostro. Allora, questo qua, Ogumbo. Oh, questo è buono, in prestito dall'Arsenal. Già che è in prestito dall'Arsenal mi piace. Anche questo può fare il terzino sinistro fluidificante, Sì, sì, questo può fare il fluidificante. I cross? I cross male però. I cross ma... cross 6, sì, sì. Cross 6, ragazzi, purtroppo. Purtroppo ha i piedi buggati questo. Vabbè. Comunque, ce lo teniamo. Travis Johnson. 7 settimane fuori. Vediamo com'è sto terzino destro. Questo corre tanto e non è male. Questo non è male. Terzino fluidificante. Questo corre tantissimo, ragazzi. È perfetto per i miei laterali col 4-3-3, 4-4-2, quello che sia, Questo corre tantissimo. Questo è buono. E cresce perché ha 21 anni. Molto buono, molto buono. Francomb. George Francomb. Lui, ragazzi, c'ha 30 anni e è lento. Questo è un centrocampista. Questo classico centrocampista, raga. Questo sta davanti alla difesa. Terzino. No, ma che? Questo mi fa il centrocampista. Ma che terzino? Ma terzino non corre per niente. No, no, ragazzi. Questo qua è centrocampista tutta la vita. Questo, ragazzi, centrocampista tutta la vita. Calcola carisma 15. Sì, questo qua centrocampista ve lo metteremo. A posto. Abbiamo invece Brandon Mason, che mi può fare il terzino sinistro. Ragazzi, questo è fortissimo come terzino sinistro. Alla prossima, Fra. Tanto tra poco smetto pure io, ragazzi. Buono, questo è un terzino sinistro buonissimo, ragazzi. Brandon Mason, tanta roba. Poi, questo Nick Zarulla. Ottimo. Ah, raga, ottimo. Ammazza, abbiamo terzini sinistri da paura. Abbiamo quindi questi qua li possiamo mettere come difensori centrali. Molto bene come terzini sinistri. Quindi Brandon Mason e Zarulla. Quanto sta fuori? 2 mesi però. 2 mesi. Fermi, 2 mesi. Poi abbiamo Jack Powell, centrocampista centrale. Non male. Niente male. Da riguardare, niente male. Jake Essenthaler. Oh, questo è interessante. Questo è il classico centrocampista che può fare il centrocampista centrale. Proprio classico. Non ha fantasia. Proprio così. Classico proprio.
Poi abbiamo Teddy Jenks, e questo ci dà fantasia invece. Mezzala, ecco la mezzala. In prestito da Brighton, ragazzi, la mezzala abbiamo trovato. Bene, bene, bene. Fantasia può migliorare, ma questa è la nostra mezzala. Senza palla 8, contrasti, vedete, questa è la nostra mezzala. Ok, perfetto. Tom Fellow. Buono. In prestito da West Bromwich, buonissimo. Questo. E questo Tom Fellow mi può fare tranquillamente il trequartista destro. Mi può fare tranquillamente l'attaccante esterno che si accentra. Buono, buono. Tom Fellows, buono. Mi piace. Poi abbiamo Mark Marshall. Questo c'ha 36 anni, non corre più, raga. Scarso, scarso. CC attaccante ci sta pure. Quale Razor? Dici Teddy Jenks? Sì. Allora, Tilley, Marshall, ok, l'abbiamo visto. Tilley, si può lavorare. Centrocampista centrale, trequartista. Questo si può, questo può fare anche la sinistra. Ragazzi, possiamo giocare col 4-3-3. 4-3-3 in linea. Lo sapete? Balagazzi. E mo so Balagizzi. Questo è forte. In prestito da Liverpool. Giocatorone, raga. Giocatorone. Balagizzi, ve lo faccio vedere, ragazzi. Questo mi fa tre ruoli. Possiamo giocare sia col 4-3-3 che col 4-2-3-1. No, questo è fortissimo, ragazzi. È la mia stella. Balagizzi. Questo Al-Husayni, 22 anni, chi lo vuole? L'Aldershot, questa è una mezza pippa invece. Questo lo vendiamo subito, ragazzi, lo vendiamo subito. Ashley Nadesan, vediamo un po' questo. Oh, ragazzi, trequartista destro da paura. E fa pure la punta. Può fare pure la punta questo. Pure la punta mi può fare. Molto bene, molto bene. Mi piacciono sti giocatori. Bene così, davanti abbiamo... Adesso andiamo sulle punte. Abbiamo... Allora, Otode. Fattibile. Poi abbiamo Tom Nichols. Bella punta questo. Punta centrale classica inglese. Interessante. Poi abbiamo Telford. Ragazzi, questo è il capellone. Questo gioca titolare. Telford. Telford è la nostra stella, ragazzi. E poi Brebang. Ragazzo giovane, niente di che. No, ragazzi, questo è forte, Telford. Questo è forte. Questo sarà il nostro capocannoniere. Questo è il nuovo Ciro Immobile, signori. Questo è il nuovo Ciro Immobile. Il nuovo Ciro. Vabbè, ragazzuoli. Abbiamo deciso. Abbiamo deciso. Il nuovo Luca Toni. Signori, io, ragazzi, è fatta una certa. Si è fatta una certa. Domani mi devo svegliare presto, lo sapete, perché si va a lavorare. Abbiamo visto la rosa. La tattica sarà un 4-3-3. Poi me la metto, domani ve la faccio vedere. La mettiamo insieme a posto. 4-2-3-1, 4-3-3. Io, ragazzuoli, devo andare a dormire, perché sennò domani non mi sveglio. Quindi, ragazzuoli, abbiamo fatto 2 ore di live come al solito. Spero vi sia piaciuta. Vi ringrazio per la partecipazione bellissima che c'è stata. Grazie di cuore. E regà, facciamo la mitica carriera veramente inglese, come ci piace a noi. Tanta tanta robetta, sono veramente contento, buonanotte a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie di essere presenti, domani si replica, ancora con Football Manager, mi raccomando, tutti presenti, fomentati, fomento grigio, sempre presente qua, con voi, sempre con voi, mi raccomando signori, Willy Gnonto Show, ritornerà domani. Bella regà, ciao a tutti cari, buonanotte, ciao 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 ciao.